Ed eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentornati, ben risintonizzati con noi dell'Università Pontificia Salesiana, in particolare la Facoltà di Scienze della Comunicazione, che ha organizzato questo nostro convegno su intelligenza artificiale per una governance umana, prospettive educative e sociali. Siamo alla seconda giornata, le due mezze giornate di ieri, le due prime sessioni sono state, come avete visto, se vi siete collegati con noi, la prima sulla governance, la seconda sull'educazione. Ben 27 relatori, tantissimi, oltre alle sessioni parallele, IA Governance che online che potete trovare sul sito e poi anche su YouTube. E quindi chi si è perso le relazioni di ieri potrà ritrovarle tranquillamente e sentirle. Noi siamo di nuovo qui per la terza sessione dedicata alla società con ben 10 relatori che sentiremo e presenteremo gradualmente. Quindi è importante che voi siate con noi, che ci seguiate per intero. Tra l'altro ringrazio ancora i patrocini che abbiamo ricevuto per questa nostra iniziativa, questo nostro grande convegno, e ringraziamo anche gli sponsor che tra l'altro ritroviamo, lo ripeto ancora e completo le informazioni che ho già dato ieri, li potete ritrovare anche sulla pagina della fiera virtuale IAGOVES 2020, dove appunto noi continueremo anche per l'anno che verrà a informare su queste proposte, iniziative, prodotti, idee che le aziende proporranno appunto inserendosi in questa fiera virtuale, come abbiamo chiamato, e facendo in modo che il dibattito, perché questo è stato uno dei temi di ieri, il dibattito, il confronto su questo che è un tema fondamentale già nel presente, oserei dire, anzi, sicuramente nel presente per molti versi, ma soprattutto nel futuro che verrà. Ripeto, terza sessione la società, e noi cominciamo subito dando la parola fra poco, perché rispettiamo gli orari che ci siamo dati, cioè le 9:15 per cominciare con il primo relatore. Non sono previste interlocuzioni con il pubblico, le domande che inizialmente, che l'anno scorso abbiamo sperimentato, non le facciamo quest'anno per esigenze di tempo. Abbiamo preferito dare spazio ai relatori, che ci rendiamo conto, 15 minuti sono ben pochi. Ieri qualcuno ha sforato, ma di pochi minuti, sono stati tutti molto disciplinati nel mantenere i tempi, lo vedrete appunto se vi sintonizzate, come ho già detto, su YouTube o sul sito per rivedere le relazioni di ieri, e ci rendiamo conto che tantissimi temi, quasi tutti, devo oserei dire, sono sicuramente compresi in 15 minuti. Ecco, oso dire in questo modo, compressi vuol dire che non tutto può essere spiegato, ragionevolmente spiegato in maniera completa, con un tempo così limitato. Io ripeto ancora, per arrivare anche alle 9:15 con il calendario che ci siamo dati, e quindi rispettiamo la programmazione. Grazie per tutto quello che i relatori ci hanno detto, e continueremo il dibattito sicuramente. Voglio ringraziare adesso anche tutta la comunità della Facoltà di Scienze della Comunicazione che si sta impegnando per questa iniziativa, e in particolare il gruppo degli studenti che voi non vedete, sono dietro le quinte, come una diretta fa in maniera impeccabile, ma stanno lavorando benissimo per collegarsi con i relatori, per aggiungere informazioni, materiali, anche nelle sessioni parallele. Per cui grazie ancora davvero agli studenti che sperimentano così sul campo quello che imparano nelle nostre lezioni, nell'attività, nei corsi, di quanto sia complesso, ma allo stesso tempo bello, appassionante questo lavoro. Oggi appunto parleremo di società e tante relazioni, ho visto il programma, saranno centrate appunto anche sull'informazione, sulla qualità dell'informazione che per alcuni colleghi viene messa a rischio dall'intelligenza artificiale. Qualcuno è preoccupato di come questi sistemi non solo
assecondino per certi versi la informazione veloce, in alcuni casi sbagliata, erronea, ma in alcuni casi anche un'informazione corretta, però come dire, organizzata e strutturata dagli algoritmi, non fa la qualità dell'informazione, non fa il gioco di una professione, il gioco è l'abilità, la potenza di un'informazione che invece, come dire, non artificiale ma umana, con non i bit ma gli elementi che il cervello umano può fornire e garantire, ecco, quella è quella che preferiamo, quella che forse abbiamo sperimentato nel corso degli anni, dei secoli che fin qui sono arrivati e quindi che ci hanno garantito un certo tipo di informazione. Ne parleremo con alcuni relatori che presenterò naturalmente man mano che il tempo passa. Ora invece siamo al primo relatore, che con piacere conosco da tempo, seguo i suoi libri, i suoi scritti e le sue relazioni. Si tratta di padre Paolo Benanti, francescano del terzo ordine regolare. Entriamo veramente a piedi uniti, diremmo, nel tema, nel cuore della giornata, della parte della sessione di oggi: algoritmi, dati e intelligenze artificiali, sfide sociali tra algoretica e algocrazia. Non ci spaventeremo di queste parole, perché il professor padre Benanti saprà sicuramente spiegarcela nella maniera migliore. A lei la parola, padre Benanti. Salve, buongiorno a tutti, grazie di questo invito, e chiaramente in un tempo così breve non potrò che cercare di, come dire, dare delle linee sintetiche, porre delle questioni più che offrire delle domande esaustive ai temi che l'innovazione tecnologica nell'intelligenza artificiale ci pone come società e come comunità credente. Vorrei articolare questa mia breve contributo in tre momenti. Allora, il primo momento è sostanzialmente un momento in cui vorrei mettere a fuoco la tecnologia e questo tipo particolare di tecnologia. Partiamo da qua. Potremmo avere l'impressione che la questione tecnologica, che è la questione della quale parliamo, sia una questione della contemporaneità, cioè è una questione che ci riguarda ora che la macchina, i nostri artefatti, ora che quello che produciamo sembra essere così potente. Ma se questa fosse la prospettiva con la quale guardiamo il tema delle intelligenze artificiali, probabilmente mancheremmo l'obiettivo, cioè non saremmo in grado di focalizzare qual è il vero tema che sta dietro alla relazione dell'uomo con la tecnologia. Perché di fatto parlare di tecnologia in qualsiasi stadio della sua realizzazione è parlare di noi stessi, è parlare dell'essere umano. Dobbiamo aver consapevolezza che la condizione umana, per usare una espressione sintetica, è una condizione tecno-umana. Cosa significa tutto questo? E significa che noi come specie abbiamo fatto qualcosa di profondamente diverso rispetto a qualsiasi altra specie. Ci dicono gli antropologi che 70.000 anni fa noi siamo stati in grado di spostarci dal nostro habitat, probabilmente un territorio dell'Africa centro-meridionale, e raggiungere ogni latitudine e ogni longitudine. Già questo ci dice che le migrazioni sono un fenomeno molto antico e non un problema di oggi. Bene, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto qualcosa di radicalmente differente rispetto a qualsiasi altra specie vivente. Per usare un esempio che può essere, come si visto anche a mo' di metafora, prendiamo un mammut. Quando un mammut si è spostato dalle fredde steppe siberiane e ha raggiunto l'Africa e l'India, ha dovuto aspettare che gli nascesse un discendente non dotato di quella folta pelliccia che lo caratterizza, quindi l'elefante indiano o l'elefante africano. Noi, quando ci siamo spostati, abbiamo raggiunto le steppe siberiane, non abbiamo avuto bisogno di questo, non abbiamo avuto bisogno che ci nascesse un figlio dotato di una folta pelliccia, un hipster ante litteram per patrimonio genetico. No, quello che abbiamo fatto è stato vestirci della pelliccia del mammut. E allora ecco che quello che nelle altre specie è affidato e determinato da un patrimonio genetico, per noi è aperto, per noi è un'istanza
che viviamo grazie all'artefatto tecnologico. Se vogliamo guardare quella che è la vera grande invenzione della nostra specie, possiamo vederla in una tecnologia, che è la tecnologia che tutti noi usiamo anche in questo momento, che è il linguaggio sintattico, cioè la capacità di poter comunicare a membri della nostra specie cose altrimenti incomunicabili, l'immaginazione dei nostri stati interiori. Già questo da solo ci porterebbe molto lontano, ma questo ci aiuta a mettere nella giusta prospettiva la relazione che c'è tra uomo e tecnologia, tra uomo, tecnologia e società. L'artefatto tecnologico, qualunque esso sia, non è un dispositivo neutrale che si connette all'uomo e alla persona solo tramite un dispositivo connesso alla mano, un manicum, per utilizzare un termine latino, ma è molto di più. È un qualcosa che ci permette di capire e interpretare il mondo, è un qualcosa che ci consente di trasmettere consapevolezze e conoscenze del mondo alle generazioni che verranno dopo di noi, è un qualcosa che ci consente di cooperare con altri membri della nostra specie in una maniera differente. Alcuni branchi di scimmie, giusto per fare un altro esempio, cooperano tra loro, scambiano anche tra loro delle risorse. E noi abbiamo inventato un artefatto tecnologico, la moneta, che ci permette cooperazioni molto più vaste dei gruppi massimi di 140 scimmie che formano un branco. E grazie a che cosa? Grazie al fatto che chi di noi ha fame e cede il suo cibo in cambio di una moneta sa che quella moneta tornerà ad essere il cibo qualora avesse fame. Cioè nella moneta, nell'artefatto tecnologico, c'è un fattore di fiducia che travalica il valore stesso della moneta. Non a caso sulle monete era impressa la faccia del re o dell'autorità. E allora ecco che l'artefatto tecnologico svela tutta la sua costituzione sociale, svela tutta la sua funzione rispetto all'umano, che non è una mera funzione tecnica. Se questo è il ruolo dell'artefatto tecnologico, a questo punto siamo chiamati a chiederci che tipo e che natura di artefatto tecnologico stiamo sviluppando con le intelligenze artificiali e con questa stagione di intelligenze artificiali. Beh, guardiamo un attimo nello specifico, due pennellate veloci, sempre per stare nei tempi che mi sono assegnati, di quella che è la nostra, come dire, precipua, realizzazione dell'intelligenza artificiale. Non è la prima stagione di macchine elettroniche né di informatica. E però, tuttavia, l'informatica fino a ieri e l'automazione elettronica sostenuta dall'informatica, che veniva guidata tramite i microprocessori, conosceva una modalità di programmazione che, grosso modo, rispondeva al seguente, criterio logico: if this, then that, cioè se accade questo, fai quello, il che significa che il programmatore a priori era chiamato a ipotizzare e pensare quelle che erano tutte le condizioni di utilizzo nel quale si trovava la macchina e a determinare quali erano le risposte che la macchina avrebbe dato in quelle condizioni di utilizzo. Ecco, con l'intelligenza artificiale, con il machine learning, con gli altri sistemi esperti, la macchina non è programmata nella stessa maniera, nel senso che la macchina non è a priori programmata per dare un determinato tipo di risposta a seconda di tutte le evenienze che il programmatore ha pensato a tavolino. Ma la macchina, in qualche misura, aperte virgolette, impara, chiuse virgolette. Ecco, questa novità, questa modalità nuova di presenza della macchina tra noi, ci fa riconoscere nella macchina degli attributi che, detti di una persona, potremmo definire intelligenti. Non sto qui a indagare se questo sia una reale intelligenza, quali siano i limiti, soprattutto connessi al postulato di Church-Turing che stanno dietro alla computabilità delle intelligenze. Ne potremmo parlare in un'altra circostanza. Quello che mi interessa è che per la prima volta, da un punto di vista sociale, non sembriamo essere gli unici attori, aperte virgolette, sapiens, chiuse virgolette, sulla Terra. Per qualcuno dei nostri contemporanei, la macchina dotata di intelligenza artificiale è in qualche misura l'equivalente di una nuova specie sapiens che con noi abita questa Terra. Tanto è vero che pensiamo di poter derogare o far surrogare alcune decisioni che prima erano prerogativa esclusiva della nostra specie a forme di macchine addestrate e programmate per esibire comportamenti intelligenti.
Nella nostra sessione di questa mattina, visto che ci si parlerà di medicina, qualcuno lo fa per calcolare i fattori di rischio dietro ai prestiti bancari, c'è chi li usa nel sistema giudiziario e così via. Si parla addirittura di autovetture autonome, cioè si parla addirittura di macchine che con questi sistemi possano decidere, in situazioni di emergenza chi vive e chi muore. Ecco, tutto questo, è evidente che ci fa comprendere noi stessi e la realtà in una maniera differente. Lo ha già fatto il telescopio, lo ha fatto il microscopio. Ora però questa macchina che noi sogniamo Sapiens, produce un terremoto di una magnitudine più alta. Ma da un punto di vista più operativo, la questione che siamo chiamati a chiederci è sostanzialmente se questa macchina, socialmente parlando, si è chiamata a cooperare con l'umano o a mettere in piedi una sorta di lotta evolutiva di Homo sapiens versus macchina sapiens, in cui vincerà semplicemente chi è il più performante tra le due. La risposta a questa domanda è una questione di etica, è una questione di comprensione del valore dell'umano e comprensione del limite della macchina. Se questa domanda si dovesse declinare in una questione o in una risposta che vede nell'algoritmo e nella macchina la parte dominante rispetto a questo conflitto, e allora non possiamo che immaginare un domani in cui la sovranità sarà spostata non più dal monarca a una repubblica o a una monarchia costituzionale, o da una monarchia costituzionale a una repubblica, ma da un sistema di governo affidato agli uomini a un sistema di governo affidato alle macchine e agli algoritmi. E allora non sarà democrazia, governo del popolo, ma potremmo già immaginare un'algocrazia, cioè il fatto che un giorno qualcuno abbia deciso che il governo delle persone, dell'uomo, dell'essere umano, debba essere affidato a degli algoritmi. Lo scenario non è solo distopico e inseribile all'interno di quello che possiamo pensare essere un futuro lontano. Ci sono stati che già di fatto stanno implementando soluzioni di questo tipo. L'Asia, non solo la Cina, se a qualcuno venisse in mente la Cina, già ha soluzioni di questo tipo. Singapore è un modello di questo tipo di governo. È chiaro che la questione non la possiamo risolvere in questi brevi minuti, però la questione è importante e urgente, perché quello che svela questa questione, l'esistenza di una macchina che qualcuno dei nostri contemporanei è capace o è disposto a chiamare Sapiens, crea una sfida linguistica, ma che di fatto poi diventa una sfida epistemica, epistemologica e anche etica, posta al limite tra uomo e macchina. Cioè, in questa nostra percezione della macchina e nella realizzazione di macchine sempre più performanti di questo tipo, abbiamo una macchina che giorno dopo giorno, agli occhi dei nostri contemporanei, si umanizza. E dall'altra parte, complice anche le neuroscienze e alcune spiegazioni dell'umano, volte più a dire come funzioniamo che qual è il valore della nostra esistenza, abbiamo un umano che agli occhi dei nostri contemporanei sembra giorno dopo giorno sempre più macchinizzarsi. Ed è chiaro che se la macchina si umanizza e l'uomo si macchinizza, vi è un blurring, vi è una confusione anche su quelli che sono i diritti inalienabili dell'uomo e le impossibilità evidenti della macchina. E questo, da un punto di vista della società, è una questione radicale. Perché? Per tanti motivi. Perché quando guardiamo una macchina che decide, una macchina dotata di algoritmi di machine learning, che sono una pluralità, che sono una famiglia con diverse caratteristiche, dobbiamo riconoscere che gli algoritmi che oggi mostrano i risultati più efficienti e che mostrano quelle che sono le questioni più accattivanti a nostra disposizione per innovazione tecnica, di fatto sono algoritmi che si comportano come black box, cioè sono algoritmi in cui la spiegabilità della decisione offerta dall'algoritmo non è del tipo simbolico a cui siamo abituati noi, cioè sono algoritmi che producono risultati che nella prassi possono anche essere corretti, ma che di fatto non siamo capaci di dire il perché di quel risultato che indicano. Questa è una prima grande questione che ci fa dire: ma possiamo affidare una decisione che prima prendeva l'uomo a una macchina che fino in fondo non sappiamo come questa decida?
La seconda questione è che se applichiamo questi algoritmi, per esempio, alla predizione del failure di un motore marino, è una questione. Sono in grado di anticipare questi algoritmi quello che accadrà all'interno di una serie di sistemi ingegneristici e sono molto potenti. Ma ci stiamo accorgendo che quando questi algoritmi non lavorano i dati prodotti dai sensori, ma lavorano i dati prodotti dalla nostra esistenza digitale, cioè i dati personali, questi algoritmi non sono semplicemente algoritmi predittivi, ma sono algoritmi che sono in grado di produrre il comportamento delle persone. Un esempio tra tutti sono gli algoritmi di profilazione che consentono alle grandi piattaforme del commercio online di suggerirci altri prodotti dopo il nostro acquisto. Ecco, quegli algoritmi producono vendite maggiori di alcuni beni. Quindi non sono solo predittivi di quello che ci interessa, ma producono anche un comportamento. Come ben sanno coloro che di fatto si occupano di politica dopo che una serie di questi algoritmi sono stati utilizzati sui social network per orientare parte dell'opinione pubblica. Ma, ed è la terza e ulteriore questione con cui mi avvio a concludere, questi algoritmi si fondano su una materia prima, hanno il loro potere in forza di una materia prima, sono i dati. Ma se gli utilizzi più interessanti e anche più preoccupanti di questi algoritmi sono quelli nella struttura e nel funzionamento della società, i dati della società, i dati che noi produciamo come persone nelle nostre esistenze digitali, diventano il valore di questa nostra stagione. E come sono distribuiti questi dati? Ecco, qui dobbiamo riconoscere una cosa, che le risorse di dati in questo momento non sono distribuite in una maniera che è una maniera che rispecchia la geopolitica attuale o la comprensione dell'equità. Infatti, sempre più spesso i grandi giganti dell'IT ci offrono servizi e soluzioni gratis in cambio della cessione dei nostri dati. Quello che abbiamo di fronte è un modello che abbiamo conosciuto anche in passato. Quando nel Medioevo abbiamo avuto la mezzadria, c'erano i signori della terra che davano ai contadini, ai servi della gleba, una parte del coltivato in cambio del fatto che questi la coltivassero e dessero tutto il resto al padrone. Questi venivano chiamati landlord in inglese. Ecco, oggi siamo in un modello in cui abbiamo dei data lord, cioè abbiamo dei signori che acquisiscono in maniera, come dire, medievale e di natura valvassiva una serie di potere anche sul resto delle persone. E questo stride con le nostre costituzioni democratiche. Come gestire tutto questo? Serve un'etica all'interno di questo processo degli algoritmi. L'etica dell'algoritmo allora sarà quella che definiamo algoritica. Ed ecco qui la nostra condizione, nel nostro oggi. Ci troviamo tra una possibilità di algocrazia e una grande necessità e istanza di algoritica. Come realizzare tutto questo, come vivere questa governance? Ecco, è la strada che stiamo in cui ci stiamo impegnando. Avete sentito qualcosa sulla Roncall for AI? È questo nuovo capitolo dell'etica che si apre oggi e che abbiamo bisogno di scrivere insieme per evitare soluzioni che siano semplicemente disumane. Grazie e buon proseguimento dei vostri lavori. Ecco, grazie padre Benanti, siamo entrati nel cuore subito con la prima relazione del nostro tema di oggi, sessione società di questo nostro convegno sull'intelligenza artificiale e ora un respiro internazionale. A parlarci è il titolo con Artificial Intelligence in Health, What is the way to future? Sarà Riccardo Alexandro de Medeiros Valentin che è PhD in Electrical and Computer Engineering alla Università di Rio Grande do Norte. È subito a lui la linea. Eu sou Ricardo Valentim, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte,
e coordenador do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde do Hospital Universitário Onofre Lopes, que compõe toda a rede de hospitais universitários em todo o Brasil. É uma rede que tem mais de 40 hospitais em todas as regiões do Brasil e com um alto nível de capilaridade. Aqui no laboratório, a nossa expertise é desenvolvimento de tecnologias para a área da saúde. Essas tecnologias, elas passam desde a área de desenvolvimento de sistemas e tecnologia para a gestão na saúde, né? A área toda de educação permanente em saúde, nós também trabalhamos, e também no desenvolvimento de biossensores. E todas essas áreas, sistemas de informação em saúde também é uma área muito forte do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde e comunicação. Então, informação e comunicação em várias dimensões. Essa é a nossa principal expertise, desenvolver tecnologias que possam entregar para a sociedade produtos que têm aplicação direto na área da saúde para resolver problemas do cotidiano. Então, nós buscamos fazer ciência em cima de problemas reais e concretos. E isso tem uma relação muito grande com o tema que nós vamos falar hoje sobre a minha palestra nesse evento, que é o uso da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial na área da saúde não é algo recente, não é algo que vem aí da década de 70, da década de 80. Então, há muito tempo que os pesquisadores, os cientistas, eles vêm pesquisando e tentando desenvolver soluções e algoritmos e tecnologias e modelos matemáticos que pudessem aprimorar o diagnóstico, por exemplo, como fazer um diagnóstico mais apurado ou tentar identificar algo que o olho humano ou que um médico, através de uma análise clínica, não conseguiria perceber. Então, isso tem uma complexidade muito grande, isso demanda um trabalho muito grande, um esforço essencial na área da saúde. Então, desde da década de 70, 80, que já vem se estudando essa área de inteligência artificial, e sempre que se pensou em inteligência artificial, isso teve uma relação também com a área da saúde. E aí, hoje, nós estamos no momento que se discute a quarta revolução industrial. E aí a inteligência artificial, ela começa a vir de maneira mais predominante na sociedade. E essa quarta revolução industrial tem como pilar essencial a conexão entre a área da saúde, que aí a gente pode ir também para a área da biologia, a área da robótica e os processos que podem ser automatizados. E tudo isso de maneira transversal, conectado com a inteligência artificial. Ou seja, a aprendizagem de máquina é um termo muito comum nós escutarmos agora, por exemplo, machine learning ou deep learning, mas são técnicas e algoritmos que são utilizados desde muito tempo. Então, aqui no Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, aqui no Brasil, especificamente no estado do Rio Grande do Norte, onde o laboratório é sediado, no Hospital Universitário Onofre Lopes, nós temos várias aplicações. E as demandas, elas são tão grandes pelo uso de sistemas inteligentes ou métodos computacionais que utilizam técnicas de inteligência ou de inferência e caracterização de padrões dentro dos nossos projetos aqui no laboratório, que nós criamos uma escola de inteligência artificial para preparar os nossos jovens cientistas, ou seja, os nossos jovens investigadores, que precisavam desenvolver essa habilidade. Então, uma das áreas muito fortes hoje no laboratório é a área de biossensores. Esses biossensores, para quê? Para câncer, para sífilis. Então, você ter projetos que possam ajudar no diagnóstico, por exemplo, de sífilis congênita ou sífilis adquirida, utilizando inteligência artificial, é muito importante. Já já eu retomo esse tema. Por exemplo, na área de câncer, nós temos pesquisas que utilizam a inteligência artificial para o diagnóstico de câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo de útero e também temos na área de doenças do ossos, né? Ou que nós chamamos de doença osteometabólicas. Então, o uso de inteligência artificial, ele consegue, por exemplo, aprimorar o diagnóstico. E o diagnóstico na área de saúde, ele é muito importante. Mas há alguns pontos que precisam ser separados aqui. No Brasil, e em parte do mundo é assim, a saúde ela é dividida em três camadas. Primeiro, a atenção primária,
a atenção secundária e a atenção terciária. Na atenção primária, nós temos o que nós chamamos de primary care, ou saúde da família. Na atenção secundária, nós temos a rede especializada, é aí onde nós vamos encontrar a cardiologia, a dermatologia, a otorrinolaringologia, e na rede terciária aqui no Brasil, nós temos o que nós chamamos de alta complexidade, ou nós temos aí também a rede hospitalar, é onde vão ser feitas cirurgias complexas, transplantes, implantes de marca-passo. Mas dentro dessa cadeia da saúde, que é dividida em três camadas, para o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, nós compreendemos que a camada mais importante, aonde merece ter mais tecnologia, é justamente a atenção primária. Por quê? Porque ela é a cadeia reguladora do sistema de saúde, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Por quê? Porque ela é a porta de entrada, é o lugar aonde os pacientes eles se apresentam primeiro, ou seja, os usuários do sistema de saúde é onde eles chegam, é onde tem um médico da família, é onde tem uma equipe de saúde da família que vai atender especificamente aquele cidadão. E o que é que acontece hoje dentro da saúde global? É que a atenção primária ela é um lugar onde a análise clínica ela é feita essencialmente pela experiência do profissional de saúde, seja ele um médico, ou um enfermeiro, ou um nutricionista. Porém, nós poderíamos equipar com tecnologia toda a atenção primária e qualificar melhor esse diagnóstico. Então, quando a gente qualifica melhor esse diagnóstico, nós temos uma rede de atenção primária, secundária e terciária melhor ordenada. Porque o que é que acontece hoje? Como eu não tenho tecnologia na atenção primária, muitos dos protocolos eles seguem por faixa etária. Por exemplo, mulheres com 40 anos devem fazer mamografia, exames de mamografia. Então, todas as mulheres que vão para a atenção primária e têm essa idade, o médico da família recomenda que ela faça esse exame de mamografia. A mesma coisa vai acontecer para o homem. O homem, a partir dos 50 anos de idade, tem que fazer o exame, por exemplo, de próstata. E aí a grande questão é, realmente isso é necessário? Será que todas as mulheres com 40 anos precisam fazer mamografia? E será que todos os homens com 50 anos precisam realmente fazer o exame de próstata? Essa é uma questão singular. Outra questão, sífilis. Os métodos utilizados hoje, que é o VDRL, que é um teste amplamente utilizado em todo o mundo, para fazer o diagnóstico da sífilis, o primeiro teste, ele é um teste insuficiente. Por quê? Porque muitas vezes aquele teste ele mostra somente uma cicatriz imunológica. Ele não aponta realmente se aquele paciente tem de fato a sífilis ou se ele tem uma cicatriz imunológica porque já adquiriu o treponema pálido anteriormente. Então o que é que acontece? É importante que eu qualifique melhor esse diagnóstico sem aumentar o custo. Por quê? Porque a rede de atenção na atenção primária, ou seja, no primary care, ela é muito maior do que a rede de alta complexidade, é onde estão os hospitais. Eu tenho muito mais estabelecimentos de saúde, muito mais trabalhadores da saúde na atenção primária do que na alta complexidade. Então, nós temos aí algo que tem que ser enfrentado. Primeiro, levar tecnologia e levar tecnologia que tenha um baixo custo, porém que seja focado, que tenha como resultado reorganizar minha cadeia produtiva na área da saúde, ou seja, minha cadeia de atenção à saúde. E isso, para que isso consiga ocorrer de maneira mais eficiente, a inteligência artificial tem um papel predominante nessa área. Por quê? Eu posso desenvolver, como nós temos no laboratório, um projeto chamado de Oceus. O Oceus é um equipamento que faz exame de densitometria óssea, aonde eu consigo verificar a densidade óssea de um paciente utilizando teoria das antenas, ou seja, eu uso antenas que mandam um sinal de um transmissor para um receptor e eu calculo, por exemplo, no caso do dedo, né, quanto de sinal dessa antena foi atenuada. E esse algoritmo que faz esse cálculo, ele é calibrado a partir de um sistema de aprendizagem que tem como padrão o modelo de densitometria tradicional. Porém, a grande diferença entre eles, um equipamento custa $140 mil, né, que é o equipamento convencional que fica na alta complexidade, ou seja, ou na rede especializada, que poucas pessoas vão ter acesso, é um número muito restrito de pessoas,
E já o Oceus, ele é um equipamento bem menor, que custa aí aproximadamente 500 euros. Ou seja, é um equipamento 500 dólares, 500 euros, muito mais barato, muito mais apropriado à atenção primária. Então, a grande propriedade ou a grande interesse em desenvolver o uso da inteligência artificial é justamente de tecnologias que possam ser incorporadas à atenção primária, isso para a saúde global, não somente para o Brasil. Por quê? Porque eu vou conseguir qualificar realmente aquele atendimento clínico que foi dado ao paciente da atenção primária. Por exemplo, no caso do paciente que utiliza o Oceus, eu só vou encaminhar para a desendometria óssea, ou seja, na alta complexidade, aqueles pacientes que quando fizeram o exame, utilizando essa tecnologia Oceus, eles apresentaram a massa óssea baixa. E o Oceus, ele dá um nível de certeza de mais de 90%. Então, eu estou encaminhando pacientes para a rede especializada, que o custo é mais alto no sistema de saúde, aqueles pacientes que realmente têm uma probabilidade maior de estar cometido com a doença. A mesma coisa serve para o caso do câncer de próstata, mama e colo de útero, que são pesquisas, investigações que nós fazemos dentro do laboratório, utilizando biosensores baseados em quê? Baseados em microRNA. E esse trabalho do microRNA é uma parceria do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, juntamente com o Núcleo Avançado de Inovação do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, que é uma outra instituição de pesquisa tradicional aqui do nosso estado, aqui no Brasil, que tem financiamento do Ministério da Saúde. Para quê? Para desenvolver uma tecnologia, para desenvolver um estudo, na verdade, é o desenvolvimento de um estudo que mostre, por exemplo, o uso do microRNA para a questão do diagnóstico na atenção primária. E isso é muito importante, porque muitas mulheres, por exemplo, que têm câncer de colo de útero, ela não consegue diagnosticar isso num nível muito, muito básico, né? Só consegue fazer esse diagnóstico quando esse câncer já está um pouco mais avançado, que dificulta a cura. Então, desenvolver tecnologia que utilize inteligência artificial, porque esses biosensores, eles são baseados em microprocessadores, é fundamental para a atenção primária, porque eu vou qualificar o trabalho do médico e, no caso do Mirna, que é esse projeto que utiliza microRNA para o diagnóstico de câncer de próstata, câncer de colo de útero e câncer de mama, ele utiliza uma gota de sangue, que é lancetado, né, numa lâmina e colocado num dispositivo que é dotado de processamento computacional. E internamente a esse processamento, nós temos algoritmos que utilizam inteligência artificial que consegue, a partir disso, identificar biomarcadores que, com 1 ano, 2 anos de antecedência, nós já identificamos esses tipos de cânceres que foram citados de maneira muito precoce, ou seja, de maneira muito cedo, o que vai melhorar a regulação. Então, aquela mulher que eu falei no início, que tinha 40 anos, que todas são encaminhadas para fazer a mamografia, nós só vamos mandar aquelas que o sistema e que a equipe médica identificou que há um nível de certeza muito grande para o desenvolvimento dessas doenças. Ou seja, aí realmente eu estou, além de qualificar o meu diagnóstico, estamos aprimorando toda a rede de atenção. Então, o uso da inteligência artificial, nesse caso, ela é fundamental. Por quê? Porque nós racionalizamos todos os atendimentos. E aí você consegue otimizar custos, né? O investimento que o governo federal no Brasil faz, por exemplo, para a rede de saúde, vai ficar mais otimizado. Porque exames de diagnóstico, como no caso da mamografia, diagnóstico por imagem, são exames mais caros. E você tem uma quantidade de pacientes, de usuários dos sistemas, que todo ano passa a aumentar e que demandam mais exames. Principalmente aonde nós temos o envelhecimento da população. Então, a ideia da inteligência artificial é, no caso do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, é trazer essa tecnologia, trazer este conceito para melhorar a questão de tecnologias no uso da atenção primária. Então, no mundo todo, há uma corrida para o desenvolvimento de tecnologias na área de saúde, baseados em inteligência artificial, que estão indo para a alta complexidade. Quando, na verdade, essa alta complexidade já tem muita concorrência, já tem várias grandes indústrias do mundo que trabalham desenvolvendo tecnologias com algoritmos inteligentes, com inteligência artificial para alta complexidade. Por quê? Porque são equipamentos de alto valor agregado, muitos equipamentos caríssimos, né, muito caro, que tem um valor muito alto
E por isso, aquela tecnologia, aquele algoritmo passa a ter um valor maior. Porém, né, os estudos também vão dar um retorno maior. Porém, a atenção primária, as tecnologias elas vão ter que ser mais baratas, todavia, a escala é maior. Então, você consegue resolver um problema maior de saúde pública na área de câncer, na área, por exemplo, da osteoporose, na área, por exemplo, da oftalmologia. Então, desenvolver algoritmos que podem diagnosticar doenças do olho, utilizando inteligência artificial e também alinhado à telemedicina, que nós chamamos de teleoftalmologia, é algo extremamente importante, porque eu qualifico também a minha rede especializada, aumento a escala de atendimento, levo saúde para onde não existe, ou seja, lugares remotos, e esse é um problema global da saúde, nem toda a população tem acesso à saúde, principalmente em países em desenvolvimento, então é um tema super importante. Então, a inteligência artificial ela passa a ter valor, no caso das pesquisas que nós fazemos no Laís, quando ela vem para aprimorar e reduzir custo. Nós não queremos utilizar a inteligência artificial simplesmente para desenvolver uma tecnologia mais cara para incorporar no mercado e aumentar a lucratividade das empresas. Nós queremos desenvolver, na verdade, nós desenvolvemos tecnologias que utilizam inteligência artificial para aumentar a produtividade da saúde pública. E aí, obviamente, você tem tecnologia de alto valor agregado, mas num custo menor, com uma escala muito grande que passa também a ser atrativa para o setor privado, para a indústria da saúde. Então é algo que vem para aprimorar a cadeia da saúde e otimizar todo o sistema, ou seja, isso tem uma relação muito forte com a indústria 4.0. Então a ideia é você ter algo que melhore e aprimore a atenção à saúde, democratize o acesso à saúde e promova a equidade. Então a inteligência artificial ela tem esse lado muito positivo. Há uma crítica muito grande com relação à inteligência artificial quando a gente usa ela para retirar empregos. Porém, quando nós usamos a inteligência artificial nesse contexto que eu acabei de falar, que é da promoção da equidade, da justiça social no âmbito da saúde, ela passa a ter um sentido muito mais nobre e muito mais qualificado. E para finalizar a minha fala, com relação à questão da sífilis, então nós desenvolvemos um biosensor que utiliza bioimpedância, existe um depósito de patente internacional, onde nós conseguimos diagnosticar com um nível muito grande de certeza, mais de 99% de certeza, se aquele paciente ele tem uma cicatriz imunológica, né, ou se de fato ele está infectado pela bactéria da sífilis, que é o Treponema pálido. Então isso faz toda a diferença, porque no caso do Brasil, muitas crianças estão sendo diagnosticadas com sífilis congênita, simplesmente porque a sua mãe, no período de gestação, ela adquiriu sífilis, não é? Que aí nós chamamos de transmissão vertical, ela adquire sífilis e passa para o bebê. Porém, essa mãe foi tratada com penicilina. E ao tratar a mãe, nós estamos tratando o bebê. Só que tanto a mãe como o bebê, eles desenvolvem uma cicatriz imunológica. E o teste tradicional, o VDRL, ele é incapaz de inferir se aquilo é uma cicatriz imunológica ou se de fato é a bactéria da sífilis. E nesse caso, esse biosensor que nós desenvolvemos, inclusive, em parceria com uma startup na Universidade de Massachusetts, na UMass, na Universidade de Tecnologia de Massachusetts, ele traz um nível de qualificação do diagnóstico. Isso é muito importante, porque no Brasil, quando uma criança ela é diagnosticada com sífilis congênita, ela é acompanhada por 2 anos. Mesmo que essa criança não tenha, de fato, a sífilis, ela tenha somente uma cicatriz imunológica da sífilis, ou seja, o anticorpo. Então você tem um desperdício de recurso público que vai ficar 2 anos acompanhando a criança até fechar o diagnóstico. Quando isso poderia ter sido feito de maneira muito mais efetiva, tanto durante o período pré-natal, ou seja, quando essa mãe é acompanhada, como também no nascimento da criança. Então a inteligência artificial ela tem uma aplicação muito grande, né? Eu sou um otimista com relação a questão do uso da inteligência artificial na saúde, porém com várias ressalvas, principalmente no âmbito da questão ética, porque se não for muito bem utilizada, ela pode gerar um desemprego estrutural muito grande nos países, e aí existe todo um processo de qualificação da sociedade, preparação da sociedade para a absorção dessa tecnologia, sobretudo nos países que estão em desenvolvimento. Para quê? Para que a gente não tenha a mudança da força de trabalho por máquinas ou robôs ou algoritmos que vão aumentar a lucratividade das empresas, gerando passivos sociais.
Então, o que nós trabalhamos no laboratório são, algo, são pesquisas que não gerem passivos sociais, pelo contrário, como eu falei, que aprimore toda a cadeia de saúde e passe a gerar ativos sociais, tecnologias que são de interesse da saúde global e que podem gerar benefícios e estados de bem-estar social. Ecco, grazie al dottor De Medeiros Valentim, abbiamo fatto un accenno a un respiro internazionale che sicuramente approfondiremo e amplieremo nelle prossime edizioni dei nostri convegni sull'intelligenza artificiale. Ora torniamo in Italia con il dottor Pietro Marchionni, al quale darò la parola scusandoci per questi minuti di ritardo. Lui è il coordinatore del gruppo Infrastrutture e Tecnologie della European Blockchain Partnership dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Il dottor Marchionni parlerà dell'intelligenza artificiale connessa alla blockchain e l'etica. A lei la parola, dottore. Buongiorno a tutti. Come ha annunciato il moderatore, sono Pietro Marchionni e coordino l'infrastruttura europea che è in fase di costruzione che si basa sulla tecnologia blockchain. Ora, nella presentazione metteremo un attimo di focus su questa tecnologia, visto che molto è stato detto sicuramente sull'intelligenza artificiale e un po' di meno su questa tecnologia che vedremo alla fine della presentazione potrà essere veramente una chiave molto interessante se correlata all'intelligenza artificiale. E una delle problematiche maggiori quando si parla di questa tecnologia è: ma di che cosa si sta parlando? Perché c'è molta confusione su cosa è, su cosa non è, su cosa potrebbe essere, qualcuno dice che sia, qualcuno dice che non sia. Chiaramente, lo vediamo dalla presentazione, è un registro distribuito. Pensiamo ai registri contabili che avevamo qualche anno fa e pensiamo di averne uno replicato in tanti posti in maniera che non sia che ogni posto abbia come vincolo che il registro sia lo stesso, fondamentalmente è la stessa cosa. Naturalmente dentro un registro del genere ci sono righe, in questo caso sono blocchi di dati. E a differenza di quell'altro registro che noi tenevamo in casa, è un sistema trasparente, perché in tanti hanno una copia di questo registro e tutti possono accedervi e tutti possono vedere cosa sta succedendo. Che poi non è detto naturalmente che i dati che ci si mettono dentro siano così visibili, perché normalmente sono criptati. Sicuramente non è una moneta virtuale, naturalmente è nato come una moneta virtuale come tecnologia, però la moneta virtuale utilizza questa tecnologia, non è questa tecnologia. Non è sicuramente una base dati, normalmente non si usa come contenitore storage di tante informazioni e sicuramente non è un sistema anonimo di per sé, anzi è l'esatto contrario, come abbiamo visto prima è un sistema trasparente perché è duplicato e replicato in tutti i luoghi con cui si ha a che fare, mettiamo così, siamo nodi in una blockchain. Cosa a volte si dice che sia, ma non è detto che sia, è fondamentalmente immutabile. Ci sono stati casi in cui per necessità la blockchain è stata cambiata, naturalmente negli ambiti internazionali non si dice più immutabile, ma tamper-proof, cioè resistente alle modifiche non volute. Quindi come tecnologia è sicuramente molto forte perché permette di avere dei dati certi all'interno del dato. Ma andiamo al secondo punto, un dato certo non vuol dire che sia la verità. A volte si dice che la blockchain è una sorgente di verità. Se io dico che oggi c'è il sole, come vedete dal mio sfondo, c'è una luce artificiale, posso scriverlo, il che non vuol dire che sia una verità. La verità è che io ho scritto quella cosa, ma non è detto che la cosa sia vera. Naturalmente non è detto che sia un sistema distribuito e decentralizzato, perché viene fatto, a seconda di come viene implementato, potrebbe anche essere centralizzato. Io vedo molte, molte implementazioni per cui un ente o un'azienda si fa la propria blockchain.
Se te la fai per te, tendenzialmente usa un database perché a quel punto non è né distribuito né decentralizzato. A sua volta non è detto che sia democratica. Lo è tendenzialmente, ma è il come si usa e come, diciamo, questa tecnologia viene implementata che dà il senso, diciamo, di democrazia. No, se tutti i nodi, anche essendo in giro per il mondo, sono posseduti dalla stessa persona, non si può parlare di democrazia. Se tutti i nodi distribuiti nel mondo sono posseduti da persone o enti differenti che non hanno interessi in comune, tendenzialmente è democratica. Questo per dare una panorama molto generale sulle voci che normalmente girano su cosa sia e cosa non sia questa tecnologia. Dal punto di vista etico, io direi che a differenza di altre tecnologie, essendo veramente un software non, diciamo, intelligenza artificiale, se la vogliamo chiamare intelligente, che comunque in questo momento non è, però non è un software autonomo, è un software che viene fatto eseguire da qualcun altro, è come se io ho in mano un bastone, lo posso usare come un manico di scopa e quindi l'uso è un uso positivo, lo posso usare per chi è una persona, quindi è un uso negativo. Quindi l'etica non ha nel bastone, ma nel chi lo usa. La blockchain è una tecnologia che viene usata. Quindi non ha un'etica di per sé in questo contesto, ma un'etica nel contesto in cui si usa. Ora, è interessante vedere alcuni contesti in cui si usa, e quindi faccio naturalmente come esempio quello che stiamo sviluppando in Europa. Quindi, cos'è l'EBSI? È un'infrastruttura che è in via di costruzione, che è ampia e diffusa in tutta l'Europa, che permetterà di creare su questa infrastruttura servizi sicuri in maniera che i nostri cittadini abbiano servizi transfrontalieri, quindi andando in qualsiasi nazione d'Europa abbiano lo stesso servizio e che non abbiano difficoltà che si hanno adesso di avere differenti servizi che si devono parlare. Perché? Perché la parola, il contenuto di quello che un servizio offre è in quel momento condiviso dentro questa infrastruttura in una maniera che vedremo nella slide successiva, che si chiama self-sovereign. Cos'è la self-sovereign? In questo caso è identity, perché è la cosa più importante che stiamo, diciamo, con cui stiamo partendo. È tendenzialmente liberarsi tecnologicamente la schiavitù virtuale, naturalmente, non reale, che stiamo avendo sulle nostre identità rispetto a dei grandi fornitori di tecnologia. Di Google, Facebook, ma ce ne sono centinaia di altri, questi naturalmente sono solo i più noti. In questo contesto, la mia identità non è più gestita centralmente da un ente terzo, vediamo Google, ma è gestita da me stesso. Attenzione, gestita, non creata e emessa. Vuol dire che un ente demandato alla creazione dell'identità la crea, però io poi me la gestisco in maniera autonoma, senza che nessun altro debba intervenire per questa gestione, perché la tecnologia che lo permette di operare, che è la blockchain, è una tecnologia decentralizzata dove non c'è un centro, dove non c'è un controllo. Naturalmente, come vedete, anche il Presidente del Parlamento europeo, della Commissione europea, scusate, ha evidenziato che l'Europa sta creando proprio questo tipo di identità che non dipende più da un altro ente. Considerate, questo è molto importante da tenere in considerazione, che noi usiamo la nostra identità digitale più di quanto usiamo la nostra carta d'identità. E quindi è assurdo che uno Stato permetta a un ente privato, chiunque esso sia, di gestire quel tipo di uso di identità che fino a ieri nella carta fisica è gestito dallo Stato. E quindi, come vedete, è di interesse tale che addirittura è stato evidenziato dal Presidente. Ora, un altro esempio molto interessante, e visto che siamo anche in un ambito di ricerca di università che si sta sviluppando poi in Italia, è quello della gestione delle qualifiche. A quante volte, quanti di noi che hanno, come me, avuto un'esperienza all'estero, hanno avuto difficoltà a prendere il proprio titolo di studio e farlo riconoscere all'estero? Se avessi potuto avere il mio titolo di studio in un sistema sicuro, certificato, per cui io avessi potuto condividerlo con il ricevente in maniera che la condivisione garantisca anche che la sorgente sia riconosciuta e il certificato sia valido, non ha avuto tutte le difficoltà che vi garantisco ha avuto e che hanno avuto. Questo sistema che gestisce le qualifiche, ma gestisce anche i certificati professionali e altro, in questo momento è uno dei sistemi su cui l'Italia sta puntando ed ha
veramente un grande successo anche a livello europeo. Andiamo un po' più nel fondo, nel dettaglio di come questa tecnologia blockchain può aiutare la gestione dell'etica su servizi che utilizzano intelligenza artificiale. Allora, c'è stato un noto gruppo della Commissione europea che ha individuato 7 orientamenti etici per avere un'intelligenza artificiale affidabile. Li vedete a schermo e sono chiari e secondo me condivisibilissimi da chiunque. Il problema qual è? Come faccio io a imporre a un sistema autonomo che comunque va a una velocità tale che è difficile stargli dietro con una supervisione umana, come diciamo, ed è ancora più difficile sapere cosa sta facendo, perché tendenzialmente molti dei processi sono neanche visibili. Come posso imporre queste 7 regole affinché l'intelligenza artificiale operi all'interno di un contesto etico? Ecco che qui arriva la grande forza della tecnologia blockchain. Perché? Se noi mettiamo in parallelo le caratteristiche che vedete a sinistra su due, poi ne vedremo anche che sono molte altre, caratteristiche della blockchain in cui abbiamo una qualità e una certezza del dato. Perché, come l'esempio che vi ho fatto del sistema di certificazioni, se la blockchain è realizzata bene, tutti i dati che vengono messi o referenziati all'interno di questa blockchain sono certi e sono qualitativamente verificati. Questo mi permette di dire a un AI che può utilizzare solo dati che sono stati verificati come qualità e certezza attraverso un sistema blockchain. Quindi in quel momento io posso già, in maniera naturalmente tutta automatica, imporre a un sistema di intelligenza artificiale una verifica di tutti i dati che prende in ingresso attraverso un sistema di verifiche di qualità e di certezza che viene garantito da una blockchain. E perché la blockchain? Perché, come abbiamo detto prima, anche se non è certo, ma se è ben fatta è così, i dati sono immutabili. Quindi, quando io ho detto che quel dato è certo ed è immutabile la certificazione, quel dato è certo ed è di qualità, neanche un'intelligenza artificiale può permettersi di cambiare quel dato, perché questa tecnologia non lo permette. Per cui io ho la certezza, se costruita in maniera adeguata, che l'intelligenza artificiale vada solo a usare i dati che io voglio e che garantisco che siano di una certa qualità. Naturalmente, la tecnologia blockchain, vediamo negli ultimi 2 righe, ha una feature, una caratteristica, un sistema che si chiama smart contract, che sono software che possono operare dentro di essa, e anche questi software, la caratteristica degli smart contract è che è vero che operano, ma il loro codice sorgente è immutabile, come tutti i dati che mettiamo nella blockchain. Questo mi garantisce che posso usare questi smart contract, questi software immutabili, per eseguire il controllo automatico di quello che fa l'intelligenza artificiale. Perché? Perché lo smart contract gli do delle regole di controllo. Queste regole sono immutabili, le abbiamo definite noi umani, le abbiamo definite secondo i 7 principi che abbiamo detto prima, e lo smart contract può verificare in maniera automatica e quindi alla stessa velocità, diciamo, della blockchain che alcuni marcatori, diciamo, non naturalmente tutto il processo, alcuni marcatori, punti del processo di analisi di un'intelligenza artificiale seguono le regole di cui abbiamo parlato sopra. E quindi, come vedete, la tecnologia blockchain a sinistra e l'intelligenza artificiale a destra possono essere usate insieme proprio per garantire la gestione etica dei dati e la gestione etica dei processi. Naturalmente, cosa succede? Che, come abbiamo detto prima, la blockchain ha anche il concetto di self-sovereignty, cioè del fatto che un attore all'interno di questa blockchain è autonomo, non dipende da terze parti. Questo concetto, che è fondamentale, può garantire un cittadino i cui dati vengono usati in intelligenza artificiale, un'azienda, un ente pubblico, qualsiasi cosa, in maniera autonoma, quindi non dipendente da una terza parte che potrebbe essere quindi correlata all'intelligenza artificiale, può garantire l'uso dei dati controllato, verificato e anche, come si dice, rescindibile secondo il GDPR. Io posso rescindere, quindi posso negare il consenso all'utilizzo di questi dati. Anche questo, grazie alle caratteristiche della blockchain di mutabilità e di gestione, permetterebbero a dati utilizzati nella blockchain, per esempio dati medici personali,
che questo uso possa essere sotto il controllo del cittadino, sotto il mio controllo, e non sotto controllo di una terza parte di cui magari non mi fido, o magari mi fido. Quindi, come abbiamo visto in questi due esempi, la blockchain, se utilizzata in maniera adeguata come controllore, come verificatore, oppure come punto fermo rispetto ai 7 punti etici, diciamo di verifica etica di cui abbiamo parlato prima, ci garantisce la compliance dei processi di intelligenza artificiale secondo le famose regole di cui abbiamo parlato, quindi privacy, trasparenza, responsabilità dell'uso dei dati, supervisione umana e correttezza e così via. Quindi, andando un po' a chiudere perché i miei 15 minuti stanno per finire, la blockchain insieme all'intelligenza artificiale costituisce un binomio vincente perché permette una supervisione automatica secondo regole umane e perfettamente individuate e immodificabili dopo che sono state individuate. Quindi supponiamo che un governo dia delle regole, le mette dentro questa blockchain in maniera specifica e queste regole sono immodificabili a nessuno e potrebbero essere regole a cui deve sottostare qualsiasi implementazione di AI nel mondo, all'interno di quel governo, naturalmente. Queste regole, queste blockchain, può essere il supervisore regolatorio di un sistema di intelligenza artificiale affinché i processi e la gestione dei dati e gli automatismi siano fatti secondo le famose 7 regole. Quindi, anche ritorniamo a un secondo al Presidente von der Leyen, anche nel suo discorso al Parlamento europeo, è stato evidenziato che gli algoritmi di intelligenza artificiale non devono, non possono essere una scatola nera, ma devono seguire delle regole chiare. Un Dove minuto, possiamo dottor mettere queste Marchionne, un minuto. regole? Sì, dove possiamo mettere queste regole? Naturalmente all'interno della blockchain, perché è il punto tecnologicamente in questo momento più sicuro dove possiamo mettere regole che non siano modificabili, cambiabili o interpretabili da terze parti in maniera che non siano, si permetta poi di evitare le regole stesse. Spero di aver dato una panoramica interessante e grazie a voi per il tempo che mi è stato dato per questa chiacchierata. Grazie. Grazie, dottor Marchionni, mi scuso per il ritardo anche con gli altri e per questa costrizione ai 15 minuti. Il dottor Giuseppe Cerbone, amministratore delegato del Sole 24 Ore, lui parlava di un tema a noi particolarmente caro, visto la Facoltà di Scienze della Comunicazione. Intelligenza artificiale e informazione, l'impatto sui cittadini, l'allarme, l'uso dell'intelligenza artificiale va regolato al più presto. A lei la parola, dottor Cerbone. Ma grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Quando si parla di regolamentazione nell'ambito della informazione vengono sempre i brividi, perché evidentemente bisogna dare libertà di espressione ai professionisti, alle persone che partecipano, ai professionisti in termini generici, alle professioniste e ai professionisti che lavorano in questo settore. Quindi regolamentare l'informazione è sempre un grandissimo pericolo. Così come lo è regolamentare l'intelligenza artificiale, perché evidentemente se questa vuole in qualche modo mimare quelli che sono i comportamenti e le attività dei professionisti dell'informazione, questa evidentemente ha un problema, lo stesso problema della regolamentazione che si pone per i professionisti stessi. Quindi io più che parlare di regolamentazione della informazione dell'intelligenza artificiale, io parlerei di una grandissima responsabilità sociale che l'intelligenza artificiale, così come i professionisti, hanno. Quindi bisogna creare degli strumenti che abbiano come obiettivo quelle che sono le cose che tutti ci aspettiamo, una etica più che regolamenti, una etica dei comportamenti anche degli algoritmi, un'etica dei comportamenti, un'etica che sia di tipo sociale,
un'etica che sia di tipo imprenditoriale, un'etica che sia un'etica anche del lavoro. Stiamo parlando di algoritmi, non intendo renderli antropomorfi evidentemente, ma stiamo parlando comunque di un insieme di regole che non sono regole scritte in norme di legge, ma sono regole sociali che tutti noi dobbiamo in qualche modo imporre. Noi stessi al Sole 24 Ore stiamo insieme alla nostra redazione, insieme ai nostri giornalisti, lavorando intensamente per far diventare questa un'azienda digital first, senza dimenticare evidentemente quello che è il nostro vero e proprio patrimonio, che è che è l'autorevolezza dei nostri contenuti e dei nostri giornalisti, e senza dimenticare soprattutto un patrimonio che è quello della più grande tecnologia del mondo, che è in giro da circa 5.000 anni, che è quello della carta. Quindi ricordiamoci che l'intelligenza artificiale è un qualche cosa creata dall'uomo, non a caso si chiama artificiale. Quindi è l'uomo stesso che deve darsi questi comportamenti nel creare strumenti che possono in parte automatizzare delle cose. Quando si parla di intelligenza artificiale applicata all'informazione, diciamo che siamo ancora lontani da pensieri autonomi di questi sistemi. Stiamo ancora parlando di, per quelli pochi che oggi ancora funzionano, stiamo parlando di sistemi ancora in buona parte deterministici, non sistemi neurali o che pur cominciano a vedere il loro ingresso nel mercato. Ci sono molte sperimentazioni e anche noi ne facciamo evidentemente come Sole nei nostri prodotti, di strumenti che da soli possono apprendere anche dai comportamenti di coloro che lo utilizzano. Quindi quando si parla, per concludere su questo primo tema, quando si parla della regolamentazione del sistema dell'intelligenza artificiale, bisogna che le persone che mettono in piedi questi sistemi rispondano a quei requisiti di etica di cui parlavamo prima, e noi su questo stiamo lavorando. Pronto? Ecco, rispetto ad altri temi che noi stiamo affrontando, io penso che noi dobbiamo ragionare in termini di spirito imprenditoriale. In Italia ci sono sempre stati studi teorici di grandissimo rilievo, basta pensare a tutti i Nobel della fisica che noi abbiamo avuto. Dobbiamo lavorare molto sulla sperimentazione, dobbiamo lavorare molto sulla applicazione di quelle che sono le teorie che vengono poi studiate anche nelle università, alla applicazione concreta che porti le imprese a crescere. Dobbiamo dare ai nostri giovani un aspetto che fino ad ora forse è stato un po' trascurato, cioè quello di essi stessi essere degli imprenditori. Dobbiamo stimolare quella che è l'imprenditorialità nei nostri giovani. Il sbagliare non è un problema, bisogna inculcare nei nostri giovani, e in questo anche i sistemi di intelligenza artificiale, ci sono delle tecnologie che lo consentono, quelli di trial and error, quindi fare in modo tale che si provi, che si abbiano successi e che si impari dagli insuccessi. Quindi un sistema di trial and error che deve essere inserito, secondo me, nei percorsi anche formativi delle università, in cui si insegni che l'errore è parte del percorso verso il successo. Perché all'interno delle imprese noi abbiamo bisogno di molta sperimentazione, abbiamo bisogno di grandissimo lavoro da parte di una professionalità nuova, gli skill soft che noi dobbiamo studiare, soprattutto nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che è una scienza diciamo che ha delle basi certamente teoriche, a partire, ricordo, da Turing e da altri, ma che è basata sostanzialmente sulla sperimentazione. Soprattutto in un campo che è quello del machine learning, dove l'apprendimento deve essere continuo e si fa molto per apprendimenti successivi. Quindi non vorrei entrare in tecnicismi della materia, però è necessario dare questa formazione ai nostri studenti.
il successo si costruisce nel tempo, si costruisce con molta pazienza, si costruisce anche sbagliando nel percorso. E in questo le nostre università, secondo me, devono essere, devono formare anche alla gestione dell'errore. Bisogna che quando si entra in azienda si abbia una formazione di tipo diverso, fortemente orientata alla tecnologia, ma fortemente orientata a quelli che sono i bisogni dei mercati e dei clienti. E questo, la nostra formazione tecnica, secondo me, è un po' carente su questo. Bisogna spiegare bene che i nostri i sistemi devono essere rivolti a dei mercati e dei clienti che hanno un rapidissimo cambiamento. La parola chiave in questo è rapidissimo. I nostri mercati, l'abbiamo visto con questa esperienza malaugurata che ha colpito tutto il mondo del Covid, i cambiamenti sono repentini e questo sta succedendo evidentemente sia in condizioni di patologia come quella del Covid, ma anche in situazioni normali. La velocità del cambiamento è quella che oggi caratterizza, secondo me, il nostro mondo. Quindi fare in modo tale che le nuove leve che entrano, che vengono formate alle università, siano abituate a vedere i cambiamenti che accadono intorno a loro e ad adeguarsi rapidamente. Il mio professore di intelligenza artificiale, alla domanda che cos'è l'intelligenza, rispondeva sempre: è la capacità di adattarsi. Bisogna dare ai nostri studenti la capacità di adattarsi in maniera molto rapida ai cambiamenti, perché i cambiamenti sono essi stessi rapidi, e quindi è necessaria anche una grande una formazione continua rispetto a quelle che sono le evoluzioni della tecnologia, ma anche quelle che sono le evoluzioni sociali, perché non ci dimentichiamo che l'informazione è strettamente legata all'evoluzione sociale ed etica delle popolazioni. E quindi bisogna che i nostri tecnici di domani siano attenti a queste evoluzioni, siano attenti alle evoluzioni sociali del nostro, non solo del nostro paese, ma anche dei loro clienti. Il modo di lavorare è diverso. I giovani di oggi leggono, per esempio, sempre meno i quotidiani cartacei, e quindi noi come Sole stiamo adeguando la nostra informazione in modo tale da andare a soddisfare queste nuove esigenze che stanno cambiando in maniera significativa rispetto alla nostra base clienti. Quindi adattiamo le nostre soluzioni con la nostra autorevolezza a quelli che sono i mercati che continuamente cambiano. Quindi anche le soluzioni di intelligenza artificiale rientrano in questo contesto, perché ti devono aiutare a utilizzare meglio quelli che sono i prodotti, i contenuti, i servizi che le aziende fanno, la nostra, il Sole, come le altre. Quindi sono degli strumenti per soddisfare dei bisogni. Quindi il tecnico non deve evidentemente guardare gli strumenti e gestire gli strumenti nel modo migliore possibile, nel modo più economico, nel modo più efficace possibile, ma certamente in funzione della soluzione dei bisogni. Altrimenti si sceglie una strada teorica altrettanto dignitosa, in alcuni casi di grandissimo livello, però evidentemente che è lontana dall'industria. In questo io auspico sempre più, come accade in Italia, come accade sempre più spesso in Italia, ma come accade con maggior forza in Europa e certamente ancora più forza negli Stati Uniti, una grandissima collaborazione tra impresa e università. Questo per noi è assolutamente fondamentale, e il Politecnico in questo è all'avanguardia, come altre scuole in Italia. Però questo va intensificato, non vorrei entrare nelle modalità su come farlo. Noi abbiamo tutta la disponibilità alle istituzioni che fanno formazione, che creano le nostre classi dirigenti di domani, che creano i nostri grandi tecnici di domani, a collaborare. Io penso che tutte le imprese debbano aprire le porte alla collaborazione con le imprese. Dobbiamo creare imprenditorialità negli studenti. Vorremmo vedere più start-up, vorremmo vedere più giovani imprenditori sotto i 30 anni, vorremmo vedere molta più sviluppo di idee innovative che cominciano ad esserci, però siamo ancora sulla strada di una crescita. Abbiamo ampi spazi di crescita, per usare un eufemismo. Dobbiamo muoverci su questa strada.
e l'intelligenza, poiché in Italia c'è tanta intelligenza non solo artificiale ma anche naturale, cerchiamo di sfruttarla in modo tale da fare in modo che i nostri giovani e le nostre giovani possano crescere in maniera rapida. Io sono stato in parecchie università italiane e ho visto cose realmente strabilianti, però rimangono nei laboratori. Questo è un grandissimo problema. Poi qualcuno dall'estero se ne accorge, si prende i giovani, li porta da qualche altra parte, si prende le idee e si prende gli sviluppi che queste ragazze e questi ragazzi stanno facendo. Ecco, questa è una cosa che il nostro paese, non sto parlando di fuga di cervelli all'estero, questo è tutto un altro tema, ma ci sono centri di eccellenza italiana e noi come impresa dobbiamo andare ad utilizzarle. Io chiedo anche che le università ci facciano conoscere quello che sta succedendo nell'ambito delle università, perché è vero che noi dobbiamo andare a vedere cosa accade, ma è altrettanto vero che bisogna fare in modo che si riesca a capire che cosa accade nelle università. Quindi questo dialogo continuo è fondamentale e io auspico che si sviluppi in maniera virale. Non ci può essere una norma, non ci può essere una legge, non ci può essere strumento, deve essere virale. Le università devono aprire i loro laboratori di ricerca, le imprese devono aprire, devono essere disponibili ad accogliere quelli che sono gli sviluppi. Così il nostro paese certamente ne potrà beneficiare dalle grandi intelligenze che ci sono in Italia. Grazie. Bene, grazie dottor Cerbone, siamo in leggero ritardo e non per colpa dei nostri ospiti, sono stati tutti bravissimi, quindi io non prendo altro tempo e passo la parola al dottor Rosario Cerra, al presidente del Centro Economia Digitale, che ci parlerà di società ed economia digitale, le opportunità da cogliere e le criticità a cui porre rimedio. Dottor Cerra, a lei la parola, presidente. Grazie mille, tanto grazie dell'invito, grazie al rettore Mantovani. E un grazie ai ragazzi della regia che hanno fatto un ottimo collegamento e stanno dando una grossa mano. Il mio intervento sarà sostanzialmente un intervento legato ai fattori economici dell'intelligenza artificiale. Affronteremo tre temi, alcuni dati macroeconomici legati all'intelligenza artificiale nel mondo, come l'Italia sta affrontando il tema dell'innovazione digitale e alla fine alcune riflessioni. Intanto vediamo cosa significa intelligenza artificiale a livello mondiale. Allora, oggi con investimenti globali sull'intelligenza artificiale che raggiungeranno 231,9 miliardi nel 2025, quindi tra 5 anni, stiamo decisamente entrando nell'era della AI first, dopo essere stati per molti anni in quello del mobile first. Di pari passo, le prospettive di ricavi nel mondo dell'intelligenza artificiale sono molto alte. Come vedete, è una delle realtà che ha maggior tasso di crescita prospettiva nei prossimi anni. Dove questa crescita attecchirà a livello mondiale? Allora, qui c'è un dato molto importante da tenere sempre presente, perché su questa partita dell'intelligenza artificiale c'è in atto uno scontro fortissimo a livello geopolitico tra Stati Uniti e Cina. Questi due enormi giganti che stanno combattendo, tra virgolette, una persa guerra virtuale sull'intelligenza artificiale, che come abbiamo visto dagli interventi precedenti è un tema fondamentale ed è la prospettiva più interessante da un punto di vista di digitalizzazione, con in mezzo l'Europa che è un po' schiacciata tra i due giganti. Per vedere un po' come l'intelligenza artificiale si stia sviluppando a livello mondiale, è interessante vedere quali sono i paesi dove ci sono maggiormente le startup che si occupano di intelligenza artificiale, e vediamo che gli Stati Uniti sono molto avanti da un punto di vista di startup, seguiti dalla Cina, dall'Israele, e per quarto troviamo la Gran Bretagna. Questo ci fa capire quanto sia tra virgolette grave la Brexit per noi europei, perché in realtà perdiamo uno dei partner più importanti su questa tecnologia. E da un punto di vista anche territoriale, dopo San Francisco, infatti, Londra risulta essere il territorio principale.
Teniamo conto che questa guerra, tra virgolette, sull'intelligenza artificiale ovviamente è una guerra che richiede molta liquidità e richiede molti investimenti. Se noi andiamo a vedere quali sono le 11 società al mondo più quotate per capitalizzazione, scopriamo che, ahi noi, ce ne sono 6 americane, 5 cinesi e nessuna europea. Qui nasce il tema fondamentale per l'Europa di iniziare ad affrontare la sovranità tecnologica, ovvero la possibilità di trovare una capacità tecnologica in grado di tutelare i propri dati, tutelare i propri mercati, tutelare le proprie società. È importante perché l'impatto dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni, qui parliamo soltanto dei prossimi 5 anni, sarà vastissimo. Non c'è un settore in cui l'intelligenza artificiale non avrà dei risultati straordinari in termini di crescita. Ovviamente l'high tech è il principale, ma come potete vedere dalla diapositiva, tutti i settori cresceranno in funzione dell'intelligenza artificiale. Allora, tutti questi dati li potete trovare all'interno del libro bianco sull'economia digitale che abbiamo pubblicato 3 anni fa, tre mesi fa, e potete scaricarlo direttamente dal sito del Centro Economia Digitale gratuitamente. Per quanto riguarda invece le opportunità e i rischi dell'Italia, è interessante affrontare l'Italia per cercare di capire quali sono i suoi punti deboli e quali sono al momento le sue luci. Iniziamo dai punti deboli. Gli investimenti in ricerca e sviluppo dell'Italia rispetto al PIL sono tra i più bassi in Europa. Germania investe il 3%, la Francia il 2,2%, la media europea è di 2,1%. Noi siamo ampiamente sotto la metà di quanto investe la Germania. Allo stesso tempo, la produttività oraria del nostro paese, che è un indicatore molto forte di crescita dell'economia, ma anche di sostenibilità della società, non cresce nel nostro paese da qualcosa come 23 anni. Questo è il combinato disposto di queste due realtà ci fa molto riflettere, ci preoccupa molto. E allora andiamo a vedere anche però quali sono i punti di forza del nostro paese. Intanto la manifattura. L'Italia continua ad essere la seconda manifattura europea. E un'altra cosa molto importante in chiave di intelligenza artificiale e delle sue prospettive è il fatto che, al contrario di quanto succede sul lato della produttività e sul lato degli investimenti, l'export high-tech italiano non ha avuto cali negli ultimi anni. Dalla crisi del 2008 è sempre aumentato e quindi su quel campo noi abbiamo un grande mercato. 9 mesi fa abbiamo fatto un studio econometrico per cercare di dare un dato molto preciso di quale fosse il valore prospettico dell'alta innovazione per il settore italiano. Da questo studio abbiamo tirato fuori un moltiplicatore strutturale. Semplificando molto, possiamo dire, se noi fossimo un policy maker e avessimo da investire un euro, dove conviene investire quell'euro? Ecco, se quell'euro lo investissimo nei settori ad alta tecnologia e nell'intelligenza artificiale, il moltiplicatore strutturale di ritorno sarebbe 2,4, ovvero, semplificando, investiamo un euro e l'economia complessiva ritornano 2,4 euro. Se invece li investiamo nei settori ormai tradizionali, quell'investimento non recupera neanche l'euro, ma va sullo 0,6%. E come vedete, questo investimento si mantiene nel tempo. E quindi è molto importante iniziare a ragionare su come investire il recovery fund. Questo studio lo trovate anche questo, scaricabile gratuitamente, sempre sul sito del Centro Economia Digitale. Arriviamo alla fine. Quali sono le sfide della società dell'innovazione digitale e dell'intelligenza artificiale? Innanzitutto, noi siamo oggi in una rapida transizione verso una nuova economia e occorre fare molta attenzione perché in questa fase si sovrastima molto l'impatto a breve,
ma si sottostima moltissimo quello a lungo periodo. Per noi occidentali, ed in particolar modo per noi europei ed italiani, poi la rivoluzione digitale non riguarda solo la tecnologia o il business, ma riguarda soprattutto la società e la sua forma di Stato liberale. In questa fase cruciale che stiamo attraversando, in cui c'è questo grande scontro per il predominio tecnologico dell'Occidente, c'è una grande preoccupazione che la tecnologia, in particolare l'intelligenza artificiale, possa diventare un potente abilitatore di governi illiberali per la natura della sua forza e per la sua invasività. Teniamo conto che noi abbiamo già vissuto due forme di populismo globale, tra l'altro. Una è stata il risultato di una crisi della mediazione politica e culturale, ovvero la globalizzazione che non è sempre stata governata, e una a causa dei fenomeni migratori, in cui il coordinamento sovranazionale, la solidarietà tra le nazioni non è apparsa all'altezza della sfida. Esiste oggi il concreto rischio che in futuro potremmo avere un terzo populismo, quello legato all'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica comporta grandi cambiamenti a livello di società, e per evitarlo la politica e le istituzioni devono essere in grado di orientare il cambiamento in atto nella direzione di una maggiore inclusività e soprattutto di una sostenibilità. Occorrerà inoltre essere in grado di spiegare fenomeni complessi per quello che sono, che non sono né buoni né cattivi, ma evidentemente hanno all'interno delle contraddizioni, e quelle contraddizioni andranno attentamente governate. Cosa deve fare la politica? Ovviamente la politica non può gestire la velocità dei cambiamenti, per esempio dell'innovazione tecnologica, però è chiamata tuttavia a dare la direzione di questi cambiamenti. Come esempio possiamo dire che la politica non ha i piedi sul freno o sull'acceleratore, ma certamente ha le mani sul volante. Quello che occorre capire è che il digitale non è un punto di un'agenda politica, ma è un'agenda politica a se stessa. Il digitale non è una sfida come tutte le altre, perché non fa parte delle tante problematiche che dobbiamo affrontare, ma è invece al vertice della concatenazione delle soluzioni, perché risolvendo la sfida del digitale attraverso l'intelligenza artificiale come tecnologia principale, noi riusciremo a semplificare tutte le altre. Occorre comprendere che la gerarchia con cui arrivano e si gestiscono le sfide a livello di complessità della società non va vista in termini di gravità, ma va vista in termini di concatenazione delle soluzioni. Allora, cosa dovrebbe fare una politica e delle istituzioni moderne? Intanto, intelligentemente riposizionarsi nell'ottica della rivoluzione digitale e fare di questa rivoluzione uno strumento per affrontare concretamente disuguaglianze e opportunità. Si tratta di fatto di sostenere e mettere al centro del dibattito e dell'agire come utilizzare questa innovazione digitale, come utilizzare l'intelligenza artificiale per migliorare sanità, istruzione, giustizia, burocrazia, sicurezza personale e nazionale, i trasporti e qualsiasi altro obiettivo che può fare il paese coeso e competitivo. Sostanzialmente è arrivato il momento dei perché. È arrivato il momento di chiedersi perché e quali obiettivi con la trasformazione digitale possiamo raggiungere, piuttosto che stare sempre a concentrarsi sulle modalità con cui costruirla. In sintesi, la digitalizzazione ha una rilevanza strategica per la competitività futura, sia europea ma soprattutto italiana, e rappresenta un volano possibile per la nostra economia, che abbiamo visto è ferma da molti anni. Può avere dei risultati molto positivi sul lato dell'economia e sul lato dell'innovazione del sistema industriale. In effetti un miracolo economico italiano sarebbe possibile. Adesso bisogna capire se siamo in grado di coglierlo. Allora, occorre aver ben presente che la competitività del paese è uno degli strumenti costitutivi della nostra indipendenza e della nostra autonomia nelle scelte, del rispetto dell'interesse nazionale e della solidità dei diritti acquisiti dai cittadini. In una parola, si tratta di tutelare la nostra società nello Stato liberale. Grazie.
Grazie, dottor Cerra. Con il professor Razzante, che è docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano e alla LUMSA di Roma, membro esperto della task force governativa anti-fake news, sentiremo parlare appunto di intelligenza artificiale e fake news, usi e rischi nella società. Tema a noi, facile dirlo, molto caro come Facoltà di Scienze della Comunicazione. A lei la parola, professor. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i partecipanti a questo convegno che ho potuto seguire solo in parte sia ieri che oggi perché purtroppo avevo altre scadenze, ma in qualche modo gli echi li ho raccolti e quindi ho maturato alcune riflessioni anche aggiornandole alla luce di quello che è maturato nelle varie sessioni. Io sono qui in questa duplice veste di docente di diritto dell'informazione all'Università Cattolica di Milano e alla LUMSA di Roma e membro della task force che il 4 aprile il sottosegretario di Stato all'informazione e all'editoria Andrea Martella ha istituito nel tentativo di frenare questa diffusione sui social e nel web di informazioni di fake news, quindi informazioni non vagliate, non verificate, che finiscono per incidere negativamente sui comportamenti delle persone rispetto alle azioni di contrasto del Covid. Mi sono interrogato in questi mesi su quali potessero essere gli strumenti più efficaci per contrastare quella che è stata chiamata non solo da me ma da persone anche più autorevoli infodemia, quindi questa circolazione virale incontrollata di notizie che finiscono per disinformare. Si tratta di un'infodemia generata da due fattori, da una parte la superficialità, la negligenza, quindi la diffusione di queste notizie non è necessariamente dolosa, ma rispecchia spesso un approccio superficiale alle fonti. E dall'altra parte però c'è anche questa manipolazione ordita da alcuni centri di potere internazionale che indubbiamente diffondono notizie false per orientare le condotte degli stati, per influenzare gli equilibri geopolitici, quindi per condizionare la realtà planetaria. E quindi questi due poli non necessariamente distinti, perché a volte si integrano, si fondono tra di loro, le fake news, potremmo dire innocenti, incolpevoli, e le fake news invece dolose, ha prodotto un'overdose di informazioni non vagliate, non verificate, che soprattutto in materia di Covid hanno generato molto disorientamento nell'opinione pubblica e lo generano tuttora. Ci sono opinioni molto diverse, molto contraddittorie, molto ondivaghe da parte di soggetti istituzionali che sul Covid hanno detto tutto il contrario di tutto. E i social si sono fatti cassa di risonanza e amplificatori di queste distorsioni. Anche con il mio portale www.dirittodellinformazione.it che ho fondato un anno fa e che vi suggerisco di C'è un problema di linea, professor Razzante, purtroppo la connessione non c'è più, quindi stiamo pazientando nell'attesa di capire se si riprende. Era arrivato proprio a dire l'indirizzo del suo portale che ha fondato alcuni mesi fa e lì ci siamo fermati. Io non ho registrato a mente, sentivo diritto dell'informazione.it, credo di ricordare. In questo momento naturalmente cerco di occupare il tempo, ci dispiace tanto, stava entrando nel cuore della comunicazione. Ecco, l'ha ripresa, ecco, a lei.
Dicevo che non facciamo fact-checking, non facciamo censura con la task force, ci limitiamo a indicare una griglia di parametri che abbiamo messo nero su bianco in un documento di 12 pagine scaricabile in qualunque momento dal sito del Dipartimento Informazione e Editoria, quindi dell'unità di monitoraggio di cui faccio parte. In queste 12 pagine abbiamo riassunto le azioni che secondo noi il governo dovrebbe intraprendere per contrastare più efficacemente le fake news. Questa task force è composta da 8 esperti e poi c'è un rappresentante del Ministero della Salute, un rappresentante in funzione di coordinamento del Dipartimento Informazione e Editoria e un rappresentante della Protezione Civile. E abbiamo indicato quelle che sono secondo noi delle azioni di sensibilizzazione, di comunicazione, di formazione che bisogna fare, perché la sfida è soprattutto culturale. Far crescere l'informazione di qualità e fare in modo che nella rete siano sempre più facilmente raggiungibili e consultabili contenuti verificabili, quindi riconducibili a fonti istituzionali, supportati da evidenze scientifiche a proposito del Covid, e che quindi vengano progressivamente marginalizzati anche con la forza dell'algoritmo, di cui dirò qualcosa fra poco, marginalizzati quei contenuti di dubbia autenticità, quelli che non hanno un ancoraggio saldo a delle fonti istituzionali e attendibili. E quindi è un lavoro di progressiva sensibilizzazione. Non c'è un modo per scardinare dall'oggi al domani questo meccanismo perverso delle fake news. I rimedi sono rimedi di varia natura, sono rimedi giuridici, e già ci sono, perché ci sono delle leggi dello Stato, degli articoli del codice penale che puniscono queste condotte che vanno dalla diffusione di notizie false e tendenziose fino ad altri reati previsti dalle leggi dello Stato, parlo dell'Italia, quindi ci sono rimedi giuridici che devono essere potenziati a livello europeo, perché la rete è ovviamente ubiqua, deterritorializzata, e quindi le leggi nazionali non sono particolarmente incisive nel contrasto alle fake news. Ci sono rimedi tecnologici che riguardano anche l'oggetto di questo convegno, quindi tutto il tema dell'algoritmo, dell'intelligenza artificiale. I colossi del web hanno dato e stanno dando un grande contributo al contrasto alla diffusione delle fake news. Stanno, potremmo dire, addestrando i loro algoritmi affinché riconoscano in maniera tempestiva le fake news, affinché possano quanto prima marginalizzarle nei circuiti della rete per impedire che si diffondano, che vengano cliccate eccessivamente. E quindi il tema dell'algoritmo, che si lega al tema dell'intelligenza artificiale e quindi si lega a tutte le nuove tecniche di deep learning di cui avete già parlato in queste sessioni, e che sono appunto delle tecniche fondamentali che affinano l'intelligenza dell'algoritmo e fanno in modo che la riconoscibilità dei contenuti di dubbia autenticità sia sempre più nitida, sia sempre più efficace, proprio perché l'intelligenza artificiale non può sostituire il discernimento umano, ma può certamente potenziare le azioni di contrasto contro le fake news. Quindi strumenti giuridici, strumenti deontologici, strumenti tecnologici, strumenti deontologici. L'Unione Europea nel settembre del 2018 ha varato un codice di autoregolamentazione contro le fake news, che è stato sottoscritto da tutti i principali colossi del web, che si sono impegnati a mettere in campo delle risorse finanziarie e azioni di contrasto contro le fake news. E durante il Covid, nelle fasi più critiche della pandemia, la Commissione europea ha richiamato questi colossi del web a impegnarsi in modo ancora più fattivo per vincere questa battaglia contro le fake news. Quando fu fatto questo codice nel settembre 2018, si disse anche, si era in scadenza di quel mandato di quella legislatura europea,
si era in scadenza e si disse per ora facciamo un codice deontologico, ma se ci rendessimo conto che alle elezioni europee del maggio 2019 si dovessero riscontrare delle fake news virali in grado di condizionare il consenso elettorale, nella legislatura successiva faremo una legge, una direttiva, un regolamento europeo per disciplinare ancora meglio questa materia. Ecco, non se n'è più parlato, perché io direi che questi strumenti deontologici stanno dando un contributo, si stanno dimostrando affidabili, e quindi anche l'elemento e la leva deontologica possono contribuire a queste azioni di contrasto contro le fake news. E poi c'è tutto un quarto strumento di contrasto alla disinformazione, che è lo strumento culturale, educativo, formativo. Bisogna potenziare le azioni di formazione fin dalle scuole dell'obbligo, far crescere la cultura digitale, far crescere la consapevolezza della necessità di avvicinare la realtà, la vita reale alla vita virtuale, quindi che nella rete si trovino effettivamente contenuti attendibili che rispecchiano la vita reale delle persone, quindi formazione nelle scuole dell'obbligo, corsi di formazione non solo sull'utilizzo dei device e quindi degli strumenti tecnologici, ma anche corsi di formazione sulla cyber security, per esempio, su come proteggere al meglio i propri diritti in rete, su come cautelarsi per impedire la violazione degli account, dei big data, degli archivi, dei database, delle aziende, dei consumatori. In questa fase storica si è ampliato ovviamente l'utilizzo di internet, tutti i dati documentano una digitalizzazione progressiva di fasce di popolazione che mai erano andate in rete, mai avevano aperto un profilo social, quindi è evidente che si sono moltiplicati gli usi e si sono moltiplicati anche i rischi. La Guardia di Finanza è molto più impegnata di prima della pandemia a smascherare tutti questi reati, a contrastare queste violazioni, quindi evidentemente c'è un tema anche di cultura della cyber security che va fatta crescere e va alimentata. E sullo sfondo, mi avvio alla conclusione, c'è questo tema del giornalismo di qualità. La pandemia ha risvegliato il desiderio di giornalismo di qualità e soprattutto ha offerto ai giornalisti la possibilità di riscattarsi dopo anni di penombra, di dimostrare quindi di essere dei professionisti affidabili, in grado di generare flussi informativi più affidabili di quelli che si trovano sul web e sui social, dove gli utenti sono infinitamente più numerosi, ma sono utenti dilettanti, avventurieri, persone che non hanno una professionalità giornalistica riconosciuta e che pretendono spesso di dare notizie o di esprimere giudizi su cose che non conoscono. Purtroppo quei giudizi vengono condivisi e diventano virali e contribuiscono alla disinformazione. Quindi c'è un tema di riconoscibilità dell'informazione di qualità in rete. L'informazione di qualità in rete non è sempre facilmente riconoscibile. Io anni fa lanciai la proposta di renderla riconoscibile attraverso la firma del giornalista affiancata dal numero di tessera professionale, che significa che l'utente che non conosce il nome e cognome di quel giornalista, ma attraverso la pubblicazione del numero di tessera, sa che l'autore di quell'articolo è un giornalista iscritto all'ordine professionale, che quindi è vincolato al rispetto di principi deontologici, per la violazione dei quali rischia perfino la radiazione dall'albo, quindi poi l'impossibilità di esercitare la professione. Ecco, questo poteva essere uno strumento, e lo può essere tuttora, per rendere riconoscibile il lavoro dei giornalisti in rete. Ma, e qui credo che ci sia la scommessa fondamentale da vincere, la valorizzazione dell'informazione di qualità passa attraverso l'adozione di tecniche di intelligenza artificiale che non vanno contro il lavoro giornalistico, ma possono esaltare le qualità del lavoro giornalistico. C'è una pubblicazione recente fatta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in collaborazione con un Ateneo di Napoli, che mette in evidenza
il ruolo che può avere l'intelligenza artificiale e quindi tutti i processi di automatizzazione del lavoro delle redazioni per potenziare la qualità dell'informazione, per aiutare il lavoro giornalistico, per favorire lo slancio creativo dell'opera giornalistica. E quindi non bisogna guardare in termini manichei all'innovazione tecnologica come un qualcosa che toglie spazio al lavoro giornalistico, che riduce i posti di lavoro. Non è così, perché l'innovazione tecnologica, l'intelligenza artificiale applicata al mondo del giornalismo non sostituisce in alcun modo la specificità della professione giornalistica, ma può contribuire anzi ad esaltare le doti del giornalista ispirato alla deontologia professionale e quindi contribuire alla diffusione del suo prodotto giornalistico e al miglioramento dei processi di produzione delle notizie. E tutto questo si può fare soltanto in una logica di filiera, quindi mettendo attorno a un tavolo in modo sinergico e virtuoso tutti gli attori della filiera di produzione e distribuzione delle notizie, giornalisti, editori, colossi del web e altri soggetti impegnati a vario titolo nella produzione e distribuzione delle notizie. Quindi l'intelligenza artificiale può essere un volano, un moltiplicatore delle energie e delle risorse professionali del mondo dell'informazione a beneficio degli utenti che possono ricevere un'informazione sempre più equilibrata, documentata, verificata, attendibile, certificata, ma per fare questo l'impegno deve essere convergente e comune. Giornalisti, editori, colossi del web uniti in nome della difesa dei contenuti di qualità. E quindi tutti insieme possiamo combattere questa battaglia e vincerla per affermare una informazione migliore e per contrastare sempre più efficacemente le fake news. Vi ringrazio. Grazie professor Ruben Razzante, mi permetto di dire che a questo tavolo anche una facoltà di scienze della comunicazione avrebbe un suo ruolo per alimentare e sostenere una informazione di qualità di cui c'è tanto bisogno in questo tempo, così come sicuramente potrebbe esserci, diciamo, a questo tavolo immaginario, ma sicuramente da promuovere, una cattedra importante come quella di informatica giuridica dell'Università degli Studi di Milano, di cui è responsabile, partecipe sicuramente Giovanni Ziccardi, il professor Giovanni Ziccardi, che oggi adesso ci parlerà di la democrazia dell'algoritmo e dell'intelligenza artificiale. A lei la parola, professore. Grazie mille per l'invito, davvero gradito. Ma il tema è enorme, perché il tema delle minacce possibili alla democrazia, alla vita in società, di questa raccolta indiscriminata di dati, di big data, di uso dell'intelligenza artificiale, è un tema che appassiona gli studiosi da tanti anni. Il sintetizzare in 15 minuti questo tema, secondo me la cosa migliore è recuperare un po' di idee e di approcci anche che sono stati sviluppati da grandi studiosi negli ultimi anni. Mi viene in mente ad esempio Remo Bodei, che nell'ultimo libro che ci ha lasciato, che è Dominio e sottomissione, Schiavi, animali, macchine, intelligenza artificiale, che secondo me è il più bel libro che è stato pubblicato sui temi dell'evoluzione della nostra società sino ad arrivare all'intelligenza artificiale degli ultimi anni. Lui scrive chiaramente che la prima urgenza, in un certo senso, è quella di impedire che la persona venga considerata come una sorta di miniera a cielo aperto, dove chiunque possa attingere qualsiasi tipo di informazione, e così arrivare a costruire dei profili individuali, dei profili familiari e dei profili di gruppo, che se ci pensiamo, lo vedremo magari tra poco, è proprio quello che è successo, sia, mi ricordo i riferimenti che avete fatto prima, Cambridge Analytica, alla profilazione politica, sia anche nella profilazione commerciale. Per quale motivo questo è un po' il primo problema? Perché operando in questo modo
la persona diventa l'oggetto di poteri esterni, dice e scrive Remo Bodei. Sono poteri esterni che possono falsificarla, possono costruirla e plasmarla in forme coerenti ai bisogni di una società della sorveglianza, e mai come in periodo Covid di questi ultimi, in questi ultimi mesi, in questi ultimi 7-8 mesi abbiamo sentito addosso la manifestazione della società della sorveglianza. Oppure, dice Remo Bodei, la persona si può plasmare a oggetto di attività di selezione sociale, di calcolo economico. Quindi non dimentichiamo mai che questa incessante raccolta di dati è spesso sconosciuta al cittadino e può mirare a diversi fini. Remo Bodei cita Spinoza, ad esempio. Spinoza dice che noi non siamo liberi perché non conosciamo le cause che ci spingono a desiderare e volere certe cose piuttosto che altre. Se ci pensiamo, è proprio quello che succede sui social network, nelle attività di commercio online, dove la profilazione e il trattamento dei nostri dati ha raggiunto ormai un livello di perfezione talmente evoluto che gli algoritmi, le intelligenze artificiali, le piattaforme sanno più di noi di quanto noi si sappia di noi stessi, proprio per questa capacità incredibile di correlazione dei dati. Allora, qual è il primo timore che, anche per la democrazia e non solo per la vita in società? Beh, è che sistemi sempre più evoluti di intelligenza artificiale, di profilazione, di trattamento dei big data, di correlazione delle informazioni con possibilità che il cervello umano non può raggiungere, possano intercettare e rielaborare in ogni momento i nostri desideri. E quindi che i nostri desideri, le nostre inclinazioni nel consumo, il nostro orientamento politico, la nostra religione, il nostro stato di salute siano costantemente intercettati in tempo reale, rielaborati e soprattutto rielaborati con sapienza, perché anche negli interventi che mi hanno preceduto ho sentito il riferimento costante all'intelligenza dell'intelligenza artificiale, cioè la capacità di elaborare i dati con modalità particolarmente evolute. Allora la prima domanda che io porrei proprio in un'ottica di discussione che sta proprio permeando, ho visto questo convegno, è: non è il caso di domandarsi un attimo quanto sia a rischio la fonte della nostra libertà, la fonte della nostra democrazia, nel contesto che si sta delineando? E qui mi piace individuare ad esempio i rischi concreti. Beh, il primo rischio concreto che appassiona tantissimo anche gli scrittori di fantascienza, gli sceneggiatori, è che questa società che abbiamo attorno, basata sui big data, sugli algoritmi, sull'intelligenza artificiale, a un certo punto si possa ribellare, cioè l'idea che la società dei sensori, come viene chiamata, a un certo punto si possa ribellare. Qui mi ricordo il mio collega dell'Università di Milano, Giulio Giorello, che stavamo andando a Torino, al Salone del Libro di Torino, perché dovevamo presentare i nostri libri, e lui, che era appassionato di Topolino, mi ricordò di un albo di Topolino che più o meno fu pubblicato negli Stati Uniti negli anni 40, nel 44, se non ricordo male, arrivò in Italia nel dopoguerra. Era un albo di Topolino dove Gamba di Legno andava nel futuro e preparava un esercito di robot, di macchine, per l'invasione della Terra. Il titolo dell'albo originale era Topolino e le meraviglie di domani. Era molto interessante, già negli anni 40 ci si pone il problema se in un mondo diciamo fatto di robot, veniva chiamato Meccanolandia in questo fumetto, ci fosse la possibilità che le macchine potessero in qualche modo danneggiare o rivoltarsi all'uomo tendenzialmente. Beh, questo è un timore, è un'ombra che ci portiamo dietro da tantissimi anni, che è stata ben analizzata dagli scrittori di fantascienza, dagli sceneggiatori di film. È però interessante anche oggi, perché la società di oggi, la società tecnologica di oggi, è diventata in grado di condizionare direttamente le nostre vite. Cioè, la società di oggi ci può valutare, ci può premiare, ci può escludere da servizi o ci può concedere servizi o ci può negare dei servizi. Vi ricordate il dibattito se, ad esempio, chi avesse o meno installato l'app Immuni potesse o meno salire sugli autobus o usare mezzi pubblici, che poi non si è concretizzata questa ipotesi, però tutti gli studiosi hanno visto chiaramente la possibilità diretta che la società tecnologica che tratta i nostri dati, che ci sta circondando, possa in qualche modo
premiarci, concederci servizi, negarci servizi, darci un punteggio con modalità oscure che però possa condizionare la nostra vita in società. C'è un episodio di Black Mirror, una serie televisiva molto nota, dove c'è proprio la protagonista che ha dei punteggi quotidiani, ogni giorno le vengono dati dei punteggi aumentati o tolti a seconda dei suoi comportamenti, e l'idea di avere un rating, una valutazione, condiziona o meno la sua vita in società. E questo è il grande dilemma della discriminazione, cioè della dittatura dell'algoritmo, ma soprattutto, come diceva Stefano Rodotà, della tecnologia che possa portare a discriminare. Qual è il problema centrale? Il problema è che oggi non possiamo, secondo me, distinguere la persona dalla tecnica, dai dati e dai dati che si sono incorporati nella persona stessa. Un grande studioso come Ivano Dionigi, in un suo libro che si intitola Osa Sapere, è molto chiaro su questo punto. Lui dice: la tecnica e la tecnologia erano nate come alleate della scienza per andare in soccorso dell'uomo, per soccorrere l'uomo, ma oggi non sono più uno strumento di questo tipo. Oggi, grazie all'uomo che è diventato demiurgo di se stesso, la tecnologia è protesi che supera e perfeziona l'uomo e la natura. Mostrando tutto il suo potere e le sue potenzialità, scrive Dionigi, la tecnologia va a intaccare gli stessi domini della natura, la genetica, la neuroscienza e l'intelligenza artificiale, e ci consegna, questa è la parte interessante secondo me, un uomo competitivo con la macchina, combinato con la macchina e aumentato dalla macchina. Poi scrive Dionigi e conclude, ma può essere anche minacciato dalla macchina. Ora, questo aspetto della nocività in alcuni contesti della società digitale che si sta sviluppando e che io affronto, come immaginate, sono un professore di informatica giuridica, quindi io adoro la tecnologia, quindi affronto questi temi non certo in un'ottica di visione negativa nei confronti della tecnologia. Io senza la tecnologia non avrei il mio lavoro e non avrei potuto fare, diciamo, la carriera fatta sinora, però ciò non vuol dire che non ci si possa porre dei problemi. Secondo me uno dei problemi interessanti l'ha sollevato un filosofo tedesco di origine coreana che si chiama Byung-Chul Han, che con una frase molto semplice apparentemente, ma che secondo me apre un mondo, ha detto chiaramente che in molti contesti i dati contano ma non raccontano. E se ci pensiamo, questa frase è molto significativa. I dati contano, cioè oggi nella società dei big data, della corsa dei dati, l'accumulo dei dati e la loro analisi è in tutti gli ambiti, dalla medicina, come abbiamo visto prima, alla politica, al marketing, considerato uno strumento di vantaggio competitivo. Però non dobbiamo mai dimenticare che molto spesso queste tecnologie ragionano contando e non raccontando le persone. E quindi il rischio è che l'intelligenza artificiale, i sensori, chi analizzi big data ragioni soltanto contando e non raccontando. Manca in molti casi l'attenzione alla persona, manca l'attenzione al caso singolo. Può portare a un sistema di catalogazione sociale sempre più ampia, di social sorting, ne parlava Bauman, mi ricordo, che arriva a catalogare gli individui e che una volta che ti ha catturato questo strumento di catalogazione poi ti accompagna per tutta la vita. Qui, secondo me, gli studi più chiari su questo punto, già come precursore di questi temi, li ha fatti Stefano Rodotà, che già a metà degli anni 90 iniziava a parlare di questo rischio. Stefano Rodotà era molto chiaro, arrivava a parlare, vi ricordate, di dittatura dell'algoritmo, ma soprattutto di prerogative della persona che la persona dovrebbe mantenere anche in questo contesto di trattamento dei dati. Rodotà era molto lucido, diceva: ormai la nostra sfera privata sta inglobando anche i nostri dati. E quindi lui faceva derivare innanzitutto un diritto di accesso, il diritto a che noi si abbia accesso costantemente ai nostri dati. Lui diceva con una frase molto suggestiva: dobbiamo avere il potere di rendere silenzioso il chip, che portato a 20 anni di distanza potrebbe essere, ma dovremmo avere il potere di rendere silenziosi i sistemi di intelligenza artificiale, di impedire quella raccolta di dati che possa andare in conflitto con i nostri diritti, di disattivare, scriveva Rodotà, il microchip nei nostri telefoni, nelle nostre macchine, nei nostri braccialetti, nei nostri smartwatch, nella nostra casa, perché come sapete oggi la raccolta dei dati è entrata anche nelle parti più intime della nostra casa, la camera da letto, il soggiorno, il bagno, di non registrare e far registrare i nostri percorsi. Però, dice Rodotà, non è questa l'unica soluzione. Noi non possiamo pretendere che il cittadino in ogni momento sia lui a dover prestare attenzione a chi controlla e a chi tratta i dati, cioè che il cittadino
debba arrivare a sviluppare dei gesti abituali e quotidiani di difesa, delle azioni anche fastidiose che portano via tempo per proteggere i dati. Cioè il chiamarsi fuori, l'idea che sia il cittadino che si deve chiamare fuori e che il cittadino debba vigilare su se stesso è, come dire, è sproporzionata se ci pensate, perché dall'altra parte ci sono i megasistemi, i signori dell'informazione, le grandi società tecnologiche che continuano a fare ciò che fanno. Allora, dice Rodotà, diventa importante regolamentare. Nella relazione, un paio di relazioni che mi hanno preceduto, c'era proprio sottotitolo l'importanza della regolamentazione. Beh, Rodotà sono 20 anni che dice che è più importante regolamentare questo quadro, mettendo sempre al centro la volontà del soggetto, l'accettazione volontaria di questo tipo di trattamento dei dati e soprattutto la centralità del ruolo del consenso. Per quale motivo oggi questo aspetto è centrale? Perché per due motivi, e vado a concludere. Da un lato siamo passati a un tipo di controllo kafkiano rispetto al controllo orwelliano cui eravamo abituati per tradizione. Noi, di solito, chi si occupa di sorveglianza, di controllo, di minacce alla democrazia del trattamento dei dati, ha di fronte due tipi di controllo. Il classico controllo orwelliano, che è basato sulle telecamere, sui sensori, che proviene dal centro di solito, la telecamera. Il controllo kafkiano è invece il caso di Cambridge Analytica, è la perdita di controllo del dato. Gli studiosi di Kafka, quando vogliono descrivere i romanzi di Kafka, li descrivono come labirintici, è labirintico, labirintica la trama, no? Ecco, è la perdita del controllo del nostro dato. Noi oggi siamo più controllati in maniera kafkiana che in maniera orwelliana, anche in maniera orwelliana, per l'amor di Dio, però siamo controllati con labirinti, con burocrazia, con dati che raccolgono nostri, ma che poi prendono direzioni che noi non possiamo conoscere, che sfuggono. Il caso di Cambridge Analytica, già citato, è stato il caso tipicamente kafkiano di dati che vengono raccolti per delle finalità e poi vengono usati per orientare, ad esempio, il voto degli elettori. E infine, e concludo, spesso noi siamo troppo attenti ai contenuti e non ai metadati che vengono trattati dai sistemi di intelligenza artificiale che noi abbiamo attorno. Questa è una distinzione che mi ha insegnato Edward Snowden. Edward Snowden nella sua biografia Errore di Sistema, dove parla delle sue vicende come hacker, come l'autore che ha generato il più grande scandalo dell'intelligence nordamericana della storia, lui dice, noi quando raccoglievamo i dati dei cittadini per fare analisi, a noi non interessavano i contenuti, a noi interessavano i metadati, i dati sui dati, cioè quei dati che sono generati dalla società che abbiamo attorno, dai sensori e dai sistemi che abbiamo attorno. E se ci pensate è logico, perché sono dati che sono generati indipendentemente dalla volontà del soggetto. Penso ai dati generati dalle compagnie telefoniche, dai provider, dalle reti wifi, dai dispositivi che abbiamo addosso, dagli assistenti vocali, mentre il cittadino comune tende a pensare che le più grandi minacce alla democrazia e al controllo e alla libertà dei soggetti sia l'intercettazione dei contenuti, delle effettive parole utilizzate durante una telefonata o scritte in un'email. La verità è che di questi contenuti a chi raccoglie i dati per investigare interessa ben poco, perché sono molto più interessanti altre informazioni non scritte, non dette, che vengono generate automaticamente dai sistemi. Perché? Perché vengono generate in maniera indipendente dalla nostra volontà e noi siamo completamente impotenti rispetto a queste informazioni, a questi segnali che non mentono mai. Se a ciò aggiungete che oggi l'esposizione del lato più intimo delle persone è molto semplice, chiudete il quadro. Quindi per descrivere questo percorso che ho fatto, oggi è molto interessante studiare l'effetto sulla democrazia, sugli equilibri democratici, sul pluralismo dell'informazione, sulla parità delle armi anche dei partiti politici, ma è anche interessante analizzare l'effetto di questa società del controllo e i big data e l'intelligenza artificiale in molti casi sono la benzina, il motore di questo controllo, anche nella vita quotidiana, nella dignità e nella libertà dell'individuo. Sono esattamente a 15 minuti, quindi mi fermo e vi ringrazio molto per l'attenzione.
Grazie davvero, professor Giovanni Ziccardi, veramente preciso sia nei contenuti, e questo non avevamo dubbi, ma anche nella tempistica. Adesso giochiamo in casa col professor Fabio Pasqualetti, che è decano della nostra facoltà ed è professore di opinione pubblica e altre materie, ma soprattutto esperto appunto di media, pastorale, giovani e i temi della rete e dei big data e dei, delle fake news. A lui la parola, ci parlerà, il suo tema, il suo intervento sarà tecnologia, la narrazione della nostra umanità tra sogno e incubo. La parola a Fabio Pasqualetti, decano della Facoltà di Scienze della Comunicazione. A te la parola, Fabio. Buongiorno a tutti, vi ringrazio perché continuate a seguirci. Alcuni temi che affronterò sono già stati anticipati questa mattina sia da padre Benanti che proprio prima di me dal professor Ziccardi, e tuttavia credo che magari spero di offrire anche una riflessione che possa essere in un certo senso possa offrire alcuni spunti di riflessione adeguata al tema. Partiamo dal concetto di nuovo su un problema che io da tempo discuto anche con i miei studenti, che riguarda la definizione stessa di tecnica, no? Tecnologia. Mi rifaccio a un filosofo anch'io, Carlo Sinima, che è stato anche preceduto da Arnold Galen come modo di pensare, che è stato ripreso anche concettualmente stamattina da padre Benanti, che se c'è qualcosa probabilmente di diverso in tutte le specie che sono presenti sulla Terra è proprio l'essere umano, che è strutturalmente tecnico. In un certo senso Carlo Sini afferma che noi diventiamo progressivamente umani nel nostro diventare tecnico. E se ci pensate un attimo, la capacità del linguaggio, che è una tecnica che noi usiamo, è ciò che ci rende profondamente umani, è ciò che ci permette di esprimerci, è ciò che permette di comunicare con gli altri in un modo rapido, in un modo ricco, in un modo assolutamente potente anche. Da qui il legame tra la tecnologia e la tecnica. La tecnologia, diciamo, quasi inventata dall'uomo, come può essere la scrittura, ad esempio, ha generato sempre dei rapporti asimmetrici di potere. Basterebbe pensare che nel momento in cui si inventa la scrittura, la stragrande maggioranza della popolazione non sa leggere né sa scrivere, per cui nasce la figura dello scriba, nasce la figura di coloro che sanno scrivere e leggere. E la società è andata avanti per secoli con queste persone a capo. Addirittura molte volte anche i re non erano capaci o in grado di leggere e scrivere e avevano i loro scribi, i loro sacerdoti. E un altro rapporto fra la tecnologia e la società è sempre che la tecnologia, proprio perché essendo un potere, ha informazione che non svela. E il subentrare di nuove tecnologie rende visibile magari il potere che prima apparteneva a un gruppo di persone e lo passa a un altro. È successo ad esempio con la stampa. Se voi pensate che il potere della lettura e interpretazione del libro sacro apparteneva ai sacerdoti, apparteneva alla Chiesa, con la stampa, la riforma di Lutero, no? Dà in mano il libro alla gente comune. Ovviamente non c'è da pensare che questo sia avvenuto su scala grandissima, perché anche a quel tempo l'analfabetismo era diffusissimo, ma c'è un avvio. D'altra parte la stampa, come l'invenzione della stampa, come ha detto anche McLuhan, era già la predisposizione a quella che sarà la nostra società industriale di oggi, perché già lì c'era l'idea di moltiplicazione di copie, di diffusione e quindi di una creazione di un modello di società che poi si è attuata con la rivoluzione industriale. Allora, da qui oggi siamo all'interno di quello che è certamente la rivoluzione digitale. Fra l'altro vorrei dedicare una parola per quanto riguarda, sentite parlare spesso di cultura digitale, termine che io non amo molto, perché è come se prima fossimo vissuti in una cultura analogica. In realtà
ciò che è stata la rivoluzione digitale che avviene attraverso campionamento, quantizzazione e codifica è stata questa scoperta di poter in un certo senso rimappare l'esistente, tutti i linguaggi attraverso questo processo di digitalizzazione. Ma dovremmo più coerentemente parlare, quando parliamo di cultura, andare a vedere i valori che hanno questa cultura. E oggi siamo all'interno di una cultura che è fondamentalmente, da un punto di vista economico, neoliberista, che da un punto di vista della prospettiva verso l'approccio alla realtà, lo studio della realtà è scientifico e tecnologico, da un punto di vista pragmatico è utilitarista, per cui sono queste le chiavi che poi devono fare da contesto al testo che è la tecnologia dell'intelligenza artificiale. In questo senso noi sappiamo che l'intelligenza artificiale è già all'opera, noi stiamo già vivendo in un mondo regolato dall'intelligenza artificiale, e quello che abbiamo sentito anche che coloro che detengono la potenza, la potenzialità di poterla diciamo alimentare, produrre e supportare economicamente sono pochi giganti che stanno gestendo questa tecnologia. Da qua la domanda proprio a livello sociale, che è già emersa in questi giorni: che rapporto c'è tra queste potenze digitali e la nostra vita comune? Noi che viviamo nell'ambito della scuola, che viviamo nell'ambito dell'università, intravediamo molte volte ciò che è la fenomenologia degli effetti, no? In questi ultimi anni si è discusso molto sul ruolo dei social e sulle nuove generazioni. Vi ricordate Prensky, che aveva intuitivamente parlato di nativi digitali, e noi, tutti quelli della mia età, tutti quelli precedentemente all'anno 2000, come migranti digitali, quasi colpevolizzandoci di una incapacità di adattamento veloce a questo nuovo habitat digitale. In realtà, man mano che andiamo avanti, vediamo che i nativi digitali hanno certamente il vantaggio che, crescendo come cuccioli di questo nuovo habitat, si adattano velocissimamente attraverso quello che è l'adattamento comportamentale. Ma per quanto riguarda la comprensione di quello che è dietro, diciamo, l'aspetto esterno, la comprensione dei giochi di potere, la comprensione di quello che sono i giochi sociali, hanno tutta la difficoltà di qualsiasi altra persona che deve comprendere in che mondo stiamo vivendo. In merito agli algoritmi, no? Sappiamo che questi social sono governati dall'algoritmo, e qua io pongo quello che è un po' il cuore del mio intervento oggi. Se i social si comportano come si comportano, generando tutta quella serie di problematiche a cui assistiamo e che sono state analizzate anche da autori come Jérôme Lanier o come Elie Parisier o come altri, Morozov, denunciando questi filtri, queste bolle dove le persone, attraverso il processo di profilazione, finiscono, e assistiamo a questi processi di radicalizzazione che li vediamo nella nostra società emergere in questa regressione alla capacità del dialogo, in questa incapacità a volte anche a livello sociale di fronte all'altro che non la pensa come me, o di fronte all'altro che è diverso da me, di pormi in un rapporto di ascolto e di dialogo. Jérôme Lanier chiaramente lo attribuisce al modello economico, perché l'algoritmo, dovendo rispondere a un modello economico che è basato sul profitto, che è basato sull'interesse dell'azienda, è evidente che opera questo tipo di selezione, di accorpamento. Se fosse un modello, se queste aziende fossero preposte al bene comune, un senso pedagogico, l'algoritmo a una persona che, ad esempio, è diciamo di carattere aggressivo, dovrebbe proporre aperture o contenuti che dovrebbero aiutarlo in un certo senso a cambiare. Ma questo ovviamente prima di tutto richiederebbe
certamente e probabilmente un lavoro molto più complesso, che è la complessità di accompagnare qualcuno che ha un problema di relazione con gli altri a modificare il suo comportamento. È molto più facile entrare in un rapporto di profilazione e di modificazione comportamentale che, accorpando persone simili, si identificano prodotti da vendere. Ma questi stessi prodotti sono anche loro parte di questa modificazione comportamentale. Allora, in questo ambito, in questa situazione, diventa importante il ruolo, certamente, dell'educazione. La tecnologia oggi ci sta dicendo che da un punto di vista abbiamo una potenzialità enorme, un potere enorme nelle mani, ma anche una grossa responsabilità. La scuola spesso si trova spiazzata davanti alla velocità con cui viaggia la tecnologia, e soprattutto per quanto riguarda la nostra capacità umana di comprendere il mondo. Diciamo che c'è anche un altro problema alla base del rapporto con la realtà. Come dicevo all'inizio, noi stessi che siamo strutturalmente artificiali, nel senso che il linguaggio ci pone in relazione con la realtà in un modo interpretativo, simbolico, gli stessi dati sono un problema. È un problema gnoseologico che non sempre viene posto quando si riflette sull'algoritmo. Che tipo di conoscenza ha l'algoritmo della realtà? Perché il dato è esso stesso già un'interpretazione della realtà. E allora quale tipo di rappresentazione si offre a questi machine learning, a questi algoritmi, perché possano, diciamo così, fra parentesi, comprendere? In realtà elaborano, in realtà calcolano, perché noi viviamo in una società fondamentalmente del calcolo, l'ha detto bene prima anche Ziccardi. Siamo all'interno di strumenti che calcolano tutto, e noi stessi il rischio, come diceva anche Jean-Michel Besnier nel suo libro L'uomo semplificato, è che a forza di vivere a contatto con le macchine e dover interagire con loro, anziché raffinare e rafforzare la nostra capacità di analisi, la nostra capacità sofisticata che abbiamo raggiunto nella nostra evoluzione, stiamo in un certo senso regredendo. Quando Facebook chiede ti piace o non ti piace una cosa, o a che cosa pensi, è una forma riduttiva, perché non sta chiedendo che cosa pensi, perché l'atto pensante richiede una capacità di elaborazione, una capacità di pensiero profondo. Ora, con le tecnologie della velocità nelle quali noi siamo immerse, noi stiamo rischiando di perdere proprio la capacità di analisi profonda. Ed è una delle sfide attuali per quanto riguarda l'educazione. Come facciamo in un contesto sociale delle tecnologie della velocità a riuscire a conciliare e recuperare la nostra capacità di analisi nel profondo, la capacità ad esempio di meditare, la capacità di stare in silenzio, la capacità di leggere in continuità senza doverci interrompere? Perché noi non siamo processori, non siamo elaboratori di dati, noi siamo, diciamo così, funzioniamo in modo simmering, a fuoco lento. La creatività nell'uomo ha bisogno sempre di tempo per generarsi, perché noi funzioniamo per rielaborazione. Allora questo diventa una sfida importante, e noi rischiamo in questo momento di essere una società che viaggia alla velocità della luce, ma che sta generando anche grossi problemi a livello di macroscopico. Se noi pensiamo alle questioni geopolitiche, al di là della lotta dell'intelligenza artificiale fra le superpotenze, ma lo stesso concetto di progresso che è stato portato avanti dal dopoguerra a oggi e che prometteva un mondo migliore e più giusto, in realtà noi ci troviamo oggi in un mondo a macchia di leopardo, dove si sta radicalizzando la differenza fra i ricchi e i poveri, e dove la stessa tecnologia rischia di diventare un nuovo imperialismo tecnologico, perché chi possiede la tecnologia non possiede solo una tecnologia, ma possiede una visione di mondo, che spesso viene imposta agli altri, magari anche volutamente o non volutamente, nel nome del fatto che non si può perdere il treno che passa, perché altrimenti si rimane sottosviluppati. Eppure si stanno creando modalità di sottosviluppo molto più diffuse, proprio perché si sta imponendo una velocità che forse non ci consona. Allora,
senza volere sembrare luddista, io credo che bisogna, visto che mi mancano due minuti al termine, credo che bisogna lavorare soprattutto nella preparazione, nell'educazione dei giovani, ma che non può essere solo tecnica. Deve essere la capacità critica di leggere il mondo, la capacità di scoprire i poteri che stanno dietro alle tecnologie, a chi li finanza, quali sono gli obiettivi, perché lì l'etica si pone lì. Non si può porre un'etica, diciamo, all'interno di uno strumento quando è l'uomo che deve fare lui le scelte etiche, deve sapere quale ritmo e quale passo scegliere. E poi bisogna dare certamente anche la capacità di comprensione tecnologica. Per questo è quello che mi auguro anche che esca da questo convegno, no? Un incontro, anche una prospettiva di coniugare ciò che è la conoscenza scientifica con quella umanistica, per trovare una comprensione, fare un salto di qualità, andare verso una terza cultura che ci potrà permettere di gestire meglio il nostro futuro. Anche questo progetto, che per adesso io lo sento come un progetto di automazione della società, in cui ad esempio lo stesso concetto di libertà dovrebbe essere rivisto, ma magari di questo ne parliamo un'altra volta. Vi ringrazio dell'ascolto, ho buttato provocazioni, forse non ho dato molte linee chiare, però credo che dalle domande possano sorgere poi la volontà di ricerca. Grazie a tutti. Grazie Fabio, grazie. Sicuramente in 15 minuti si possono dare alcuni spunti, alcune domande. Te li sentiremo anche alla fine di questa giornata per le conclusioni. Ora è il dottor Gennaro Ciliberto, direttore scientifico degli istituti fisioterapici ospedalieri e dell'Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena. Ci parlerà un tema altrettanto importante, molto importante per la nostra salute, intelligenza artificiale e medicina personalizzata. Quale futuro? A lei la parola, dottor Ciliberto. Buongiorno a tutti i partecipanti e grazie per l'invito a presentare questa mattina. Nel mio breve intervento cercherò di parlare di come l'intelligenza artificiale ci può aiutare in medicina e in particolare nelle terapie personalizzate del cancro, cosa sta avvenendo e cosa ci aspettiamo che avvenga nel futuro. Innanzitutto, ma penso che questo sia stato oggetto della discussione già finora, è riassumere cosa cerca di fare l'intelligenza artificiale, cioè riprodurre i processi mentali dell'intelligenza umana mediante l'utilizzo di algoritmi sviluppati e da computer che vengono addestrati a comprendere da successi ed errori. Ma anche un fatto molto importante è cercare di integrare dati di varia natura per suggerirci delle decisioni da prendere. E ovviamente in questo processo l'intelligenza artificiale è un campo molto, molto vasto, può essere considerata qualsiasi tecnica che permette al computer di mimare il comportamento umano, però poi ci sono delle applicazioni più spinte come il machine learning fino al deep learning che porta, diciamo, ad apprendimenti approfonditi, a cercare di risolvere problemi estremamente complessi. Ora, in medicina, cosa facciamo in medicina? In medicina dobbiamo prendere continuamente delle decisioni. Ci sono alcuni esempi che ho portato qui in questa slide. Per esempio, che tipo di indagine diagnostica un medico deve prescrivere e con quale frequenza. Alla fine, una volta ottenute tutta una serie di indizi, che diagnosi fare, che terapia adottare per quanto tempo, che farmaci prescrivere, che combinazioni per evitare interazioni negative tra i farmaci, ma poi anche come valutare la terapia nel tempo. Sono tutte decisioni importanti e ancora di più queste lo sono nell'ambito del cancro, che è una malattia molto particolare per la sua evoluzione nel tempo, lo sviluppo di resistenza ai farmaci e così via, ma anche per la condizione individuale dei pazienti e la loro capacità di tollerare i trattamenti. Quindi il cancro è l'ambito nel quale più si sente l'esigenza
di avere degli aiuti, un supporto nella gestione del paziente, anche perché negli ultimi anni la quantità di informazioni che noi possiamo ottenere dai dati diagnostici sta aumentando esponenzialmente, così come stanno aumentando le possibili opzioni terapeutiche. Ecco quindi come da un lato tutti questi aspetti sono positivi perché la conoscenza maggiore della malattia ci può permettere di affrontare con terapie più efficaci, ma d'altronde questo complica le scelte, complica i processi decisionali. Ecco quindi come ci possono venire in soccorso, in aiuto, l'intelligenza artificiale, in particolare machine learning e deep learning. Si parla tanto di big data, ma diamo qualche esempio in medicina di quali possono essere big data. Voglio partire da questo esempio. Sappiamo che i tumori sono dovuti ad alterazioni, mutazioni di geni che vengono chiamati geni tumorali. Questi sono chiaramente responsabili dell'insorgenza di tumore, ma con il tempo si è appreso che questi possono essere anche le vulnerabilità del tumore, perché nei confronti di queste mutazioni si possono sviluppare dei farmaci e a mutazioni diverse possono corrispondere dei farmaci diversi, e le mutazioni nei tumori possono essere diverse da un soggetto a un altro. Ecco quindi come alcuni soggetti si possono avvantaggiare di specifici farmaci perché hanno una mutazione, altri avendo un'altra mutazione di altri farmaci. E quindi la scelta del farmaco giusto per la mutazione specifica ha fatto avviare il campo della medicina personalizzata e di precisione. L'esempio però di questa slide è un esempio limitativo perché fa vedere soltanto 3 possibili mutazioni, ma in effetti i geni tumorali sono molti di più, sono centinaia e centinaia, e noi con la loro sequenza li possiamo, con tecnologie che si sono sviluppate negli ultimi anni, li possiamo interrogare contemporaneamente, simultaneamente. E allora, per esempio, abbiamo, qui potete immaginare subito il grado di complessità. Per esempio abbiamo 500 geni tumorali che noi possiamo indagare simultaneamente. Ognuna di queste scritte, di questa slide quasi illeggibile, è un gene che ai più non dà nessun chiaro significato, sembra un geroglifico egizio, e quindi c'è bisogno di competenze per poter interpretare questi dati. Quindi analizzando simultaneamente centinaia e centinaia di geni si generano grandi quantità di dati e si pone il problema della loro interpretazione, la quale da un lato richiede un team multidisciplinare di persone che hanno diverse competenze e che noi chiamiamo già molecular tumor board, di persone che analizzano questi dati, conoscono questi geni, la loro funzione, ma tutto questo non basta. Non basta perché su tutte le terapie del cancro esiste una grande quantità di informazioni. In questa slide vengono indicate, esistono più di 3 milioni di pubblicazioni sul cancro, più di 250 farmaci approvati in terapia, ma altrettanti sono in sviluppo clinico. Quindi tutte queste informazioni sono un problema per i molecular tumor board, per la loro interpretazione, per le decisioni da prendere, per quindi i processi decisionali. E l'intelligenza artificiale in questo caso si offre come strumento indispensabile per poter integrare tutti questi dati. Quindi nella parte superiore della slide abbiamo le linee guida delle terapie, anche i dati real world, quelli i dati dei pazienti sotto terapia dopo che la terapia è stata approvata, così come centinaia di migliaia di pubblicazioni, così migliaia di sperimentazioni cliniche, e quindi tutto questo può essere integrato in un database di conoscenza che è in continua crescita, viene continuamente alimentato per poter distillare le informazioni più rilevanti per lo specifico paziente e aiutare a prendere una decisione. Così sono sviluppati vari algoritmi di questo genere, di cui un esempio è questo, ma ce ne sono
vari, questo Navify, che è un software di supporto ai Molecular Tumor Board per facilitare le decisioni e che è in continua evoluzione, continuamente alimentato da nuovi dati per poter effettuare una scelta. E poi tutto questo è opportuno che venga fatto però in un sistema sicuro, perché tutte queste informazioni devono essere gestite in maniera tale da mantenere la privacy del paziente, il rispetto della privacy del regolamento europeo del GDPR, è importante, così come anche eventuali informazioni che da queste analisi genetiche possono derivare per la suscettibilità ad altre malattie. E quindi, diciamo, tutte queste sono informazioni sensibili e opportuno che vengano gestite appropriatamente. E quindi, diciamo, ricapitolando questo, insomma, partendo dai dati di questo sequenziamento spinto che noi chiamiamo NGS, e alla valutazione di questi dati, tutto questo viene interpretato dal Molecular Tumor Board e poi esistono strumenti di intelligenza artificiale che possono suggerire la decisione da prendere, così come suggerire anche come monitorare, come valutare il paziente nel tempo. E quindi in questa diapositiva potete vedere, diciamo, scorrendo da sinistra verso destra, come il paziente oncologico ormai non è più, nella maggior parte dei casi, fortunatamente, un paziente acuto, ma diventa un paziente cronico, seguito nel corso del tempo e soggetto a rianalisi di tutta una serie di parametri nel corso mesi, se non di anni, può essere sottoposto a varie terapie a seconda dell'evoluzione della malattia. Ogni step di questo, ogni freccia che voi vedete, ogni freccia verticale, è un momento decisionale importante nel quale si mettono insieme i big data ottenuti dal paziente, si confrontano con i big data presenti in letteratura per prendere delle decisioni informate. Tuttavia, e qui mi avvio alla conclusione, abbiamo visto che i dati genomici sono una componente, ma esistono altre tipologie di dati importanti che sono stati anche oggetto di discussione in alcune delle presentazioni di alcuni miei colleghi di ieri. Ad esempio, quelli più importanti sono quelli dell'imaging. Per imaging intendo, per esempio, quelle delle analisi anatomopatologiche. L'anatomia patologica sta subendo una evoluzione importante, per cui i vetrini che prima erano analizzati soltanto soggettivamente dall'anatomopatologo ora possono essere scansionati e archiviati, anche visualizzati a distanza da altri colleghi, ma esistono anche degli algoritmi che permettono di analizzare in maniera, diciamo, da parte del computer i dati e interpretare i dati sia di morfologia del tumore sia della presenza o meno di un possibile biomarcatore valutato mediante immunoistochimica. E tutto questo può essere interpretato e anche in questo caso interfacciato con i dati di migliaia di altri pazienti analizzati in precedenza mediante di algoritmi di confronto. La stessa cosa, altra parte dell'imaging, è quello radiologico. Anche qui abbiamo immagini radiologiche sempre più sofisticate, mi riferisco in particolare alla risonanza magnetica, che può essere scansionata, archiviata, analizzata da algoritmi, tutta una serie di parametri vengono estratti e confrontati con quelli di altre migliaia, centinaia di migliaia di altri pazienti e si possono fare dei confronti e derivare delle conseguenze. È chiaro quindi che noi ci troviamo sempre di più, ci troveremo sempre di più in una situazione nella quale per ogni specifico paziente che rimane sempre al centro del nostro studio, ogni paziente viene considerato come un soggetto individuale, quindi con la sua malattia, con le sue specifiche caratteristiche, avremo dati genomici, abbiamo visto, lo vediamo in alto a sinistra, dati radiomici in alto a destra, dati di patologia digitale e così anche la sua cartella elettronica che sta diventando sempre più implementata una cartella elettronica e tutto questo può essere confrontato con quello di, ripeto, centinaia di migliaia di altri pazienti e per questo, per analizzare questo, è necessario sviluppare, qui ancora non siamo
a livello di una fase attuativa, ma siamo in una fase veramente di studio, ma la direzione è quella di il machine learning, il deep learning, che ci deve aiutare, ci dovrà aiutare sempre di più ad integrare questi dati per suggerirci le migliori soluzioni per il paziente e per predire il futuro del paziente sia nell'evoluzione della malattia, ma anche qual è la migliore terapia specifica per quel paziente basata sul supporto della scienza e non basata su, diciamo, sul giudizio individuale. Devo dire appunto che in questo è impossibile che il singolo individuo, il singolo medico potrà affrontare in futuro la medicina, ma si dovrà avvalere in maniera oculata del supporto di tutti questi strumenti che la scienza offre sempre di più. E vi ringrazio per la pazienza di avermi ascoltato. Eccoci, siamo noi che ringraziamo lei, direttore dottor Ciliberto, interessante la sua relazione, il suo intervento. Appunto, concludiamo con un tema, ripeto, a noi caro, che è quello della comunicazione nella nostra facoltà di scienze della comunicazione, quindi l'intelligenza artificiale in redazione, quindi siamo proprio nel cuore della vicenda comunicativa e informativa. Ce ne parlerà Roberto Bernabò, che è vice direttore del Sole 24 Ore, della prestigiosa testata Il Sole 24 Ore, e con delega allo sviluppo digitale. La parola al dottor Roberto Bernabò. Grazie dell'opportunità di partecipare a questo incontro e di parlare di giornalismo e intelligenza artificiale. È una delle grandi innovazioni che sta arrivando nelle redazioni, dove per 200 anni il mestiere del giornalista è stato sostanzialmente identico a se stesso, dove una era la capacità fondamentale, trovare le notizie, prima ancora che saperle scrivere, perché il giornalismo è diffondere ciò che qualcuno vuole non si sappia, il resto è propaganda. Così, con una popolare frase, diceva lo scrittore e giornalista argentino Orazio Verbischi. Poi siamo entrati nell'era digitale ormai da un ventennio e l'ecosistema si è riempito di un overload di informazioni, di documenti, di dati, neanche immaginabile pochi anni prima. E allora il lavoro di selezione e verifica è diventato uno dei lavori prevalenti del giornalismo. Non ha tolto la necessità di scovare le notizie, ma ha offerto un mare di, come dire, di fonti, di contenuti nei quali provare a capire se c'è la notizia, perché in quel fiume di dati che corre nella rete c'è rumore, c'è disinformazione, ma c'è anche il materiale per fare buona informazione. Tanti, troppi dati però per riuscire a gestirli. E così intelligenza artificiale e machine learning con il linguaggio naturale si sono fatti largo nel giornalismo. Che cosa sono? Sono i nuovi killer dei giornali? Cioè, dopo gli over the top, le piattaforme digitali, c'è un nuovo nemico che sta, come dire, uccidendo i giornalisti, li sta sostituendo, ovvero i robot, se vogliamo dirla così? Beh, io proverei prima a identificare quali sono oggi i fronti sui quali intelligenza artificiale e machine learning possono giocare un ruolo all'interno dei contenuti e del lavoro più in generale di un media. Il primo è quello che dicevo, cosiddetto news gathering, cioè nella ricerca e nella selezione dei contenuti nell'overload dell'informazione. Il secondo è nell'audience engagement, ovvero nella aiuto alla redazione a costruire la relazione con la propria comunità, che è, come dire, qualcosa di più e di diverso rispetto alla ricerca dei contenuti. Terzo aspetto è quello un po' più diretto, cioè la produzione automatica di testi, di video e di audio che partono da dati strutturati e possono essere oggi costruiti con lo stile, con il tono di voce di una testata, quindi con la possibilità di coprire un numero decisamente importante di eventi.
molto più di quello che potrebbe fare una redazione sostenibile. Infine, la distribuzione personalizzata dei contenuti in base a input che vanno dall'analisi del comportamento degli utenti al device che utilizzano, fino alla lingua in cui desiderano riceverlo. Dunque, più che un killer, l'intelligenza artificiale e il machine learning potrebbero essere una spalla importante per, come dire, per oltrepassare il rumore, per cercare nessi nella molteplicità e consentire poi al giornalista di non fare lavoro ripetitivo, ma concentrarsi su analisi, su riflessione, sull'interpretazione degli avvenimenti. Insomma, degli alleati, no? Per aumentare la capacità investigativa, si pensi solo a quando si hanno davanti dei set di dati immensi come quelli dei Panama Papers, di avere maggiore velocità nello scovare le notizie, proprio per la capacità di mettere a confronto i dati, o la possibilità di far crescere il fact-checking e quindi la lotta alla disinformazione. Insomma, direi che in un momento in cui il giornalismo, il mondo dei giornali è alle prese con la propria sostenibilità economica, con la ricerca di un modello di business che gli consenta di andare avanti, e dall'altra con la ricerca di costruire un nuovo rapporto di fiducia con le comunità di lettori, l'innovazione tecnologica, questa innovazione tecnologica può rappresentare un contributo importante. Ma vorrei partire un secondo, diciamo, a raccontarvi un po' di esperienze, in modo che possiamo così vedere che cosa fa oggi il giornalismo dei robot nelle redazioni. Un giornalismo che è concentrato essenzialmente sulle notizie di finanza, di sport, di meteo. All'avanguardia sicuramente l'Associated Press, l'agenzia che dal 2016 collabora con un paio di società che gli consentono di trasformare in brevi take, lanci di agenzia, i dati delle trimestrali delle aziende o le statistiche della Lega Baseball. Nel 2019 ha prodotto all'incirca 40.000 lanci automatizzati. Il flusso di produzione è sostanzialmente molto lineare. L'elemento infatti centrale sono i template linguistici che sono stati confezionati da un piccolo gruppo di giornalisti specializzati nel proprio settore. Ai giornalisti è stato appunto chiesto di produrre dei template che possono adattarsi ai vari scenari possibili. Cioè, prendiamo il caso della finanza e quindi di una trimestrale. Che cosa andare a cercare? Gli utili dell'azienda sono in rialzo o in ribasso? Il risultato è in linea con le attese degli analisti di mercato? È un risultato a sorpresa in positivo o in negativo? E via così, con tutti quei dettagli, tutte quelle interrogazioni che possono essere poste alla massa dei dati e successivamente trasformati in un breve commento. Quindi pronto il template, diciamo, il robot giornalista con intelligenza artificiale e machine learning andrà a indagare quei dati e a filtrarli, poi riportarli dentro il template. Il risultato è un articolo che può essere realizzato senza l'intervento diretto della redazione. Così ad AP funziona Wordsmith, appunto il robot giornalista, che secondo l'agenzia ha dimostrato di avere un margine di errore quasi nullo e sicuramente una velocità eccezionale. Si pensi che già nel 2015 un reporter di NPR, la radio pubblica americana, sfidò Wordsmith per scrivere un articolo breve su un gruppo quotato, iniziando nell'istante in cui veniva diffuso il comunicato con i dati. Beh, il giornalista impiegò 6 minuti, il robot ne impiegò 2. Se il robot libera dunque il giornalista da occuparsi di numeri, di forchette, di percentuali, ecco che il professionista ha la possibilità di lavorare a tenere insieme questi numeri, a collegare i punti e produrre dunque commenti originali, analisi, confronti, previsioni.
raccontato l'AP, molti altri stanno lavorando su questo, penso a Forbes Finanza, alla BBC, che usano un software per scrivere articoli partendo da set di dati, o ciò che fa Tencent in Cina, che può scrivere un articolo di 1000 parole in 60 secondi. Ma su questa strada ci sono il New York Times e il País, che ad esempio usano intelligenza artificiale e machine learning per la moderazione automatica dei commenti dei lettori, e in modo particolare il Washington Post, che ha sviluppato forse il programma più avanzato di intelligenza artificiale applicato alla generazione automatica dei contenuti, chiamato Heliograph. Questo consente al giornale che appartiene a Jeff Bezos, il proprietario di Amazon, di coprire con grande attenzione e profondità delle realtà iperlocali che non avrebbe mai potuto raggiungere con i propri inviati, e quindi fornire informazione che va dallo sport locale ai risultati elettorali delle contee più remote. E poi altri giornali lo stanno utilizzando nella verifica, ad esempio, delle fonti digitali, che è di grande importanza, perché andando così quindi a ricercare, di risalire all'origine di un contenuto testuale o video attraverso i metadati e capirne se è originale, la provenienza, la manipolazione. Altri utilizzi crescenti è quello della la sintesi automatizzata delle notizie, la trascrizione dei video, la produzione di video e audio che partono dai dati. Quindi di sicuro che possiamo dire più quantità, enormemente più quantità di contenuti che escono da un giornale a costi ridotti, e più spazio se gli editori, come dire, non approfitteranno dell'innovazione per lavorare sul taglio di costi che piuttosto sugli investimenti, per la qualità che possono garantire i giornalisti. Questo è un po', come dire, anche quanto rivela la ricerca dal titolo New Powers, New Responsibilities, a Global Survey of Journalism and Artificial Intelligence, che è stata realizzata da Polis, un think tank della London School of Economics, che è un po' il report più importante, più significativo fatto lo scorso anno su quello che è oggi il livello di informazione automatizzata nei media internazionali. È stata anche, come dire, un'occasione importante per porsi degli interrogativi. Quali sono, come dire, i grandi quesiti che la comunità dell'informazione si pone? Intanto il tema degli investimenti che sono necessari, poi il tema, come dire, quali saranno le strategie degli editori rispetto alla possibilità da una parte di aumentare i contenuti e dall'altra di ridurre i costi, e poi invece un tema, come dire, un tema dei temi più etici legati proprio all'informazione che si va a produrre, e quindi l'identità dei dati utilizzati, o più precisamente, no, la trasparenza delle fonti di dati devono essere dichiarate, come quelle dei giornalisti possono essere tutelate dal segreto professionale. La seconda questione riguarda la qualità dei dati utilizzati, quindi, come dire, l'accuratezza e la correttezza dei dati con i quali poi vengono generati gli articoli. E infine il tema della necessità o meno di un fact-checking, di un controllo da parte di un giornalista degli inevitabili errori che una macchina potrebbe fare. Quindi il tema in generale della trasparenza, affidabilità e monitoraggio dei dati è oggi una questione su cui riflettere in modo significativo rispetto al futuro e al presente, in realtà già, dell'utilizzo del giornalismo automatizzato nelle redazioni. Infine vorrei dire quello che stiamo facendo al Sole 24 Ore, perché anche il gruppo 24 Ore sta spingendo in modo importante sugli investimenti tecnologici, e abbiamo due progetti che sono stati premiati nell'ambito del Digital News Innovation Fund di Google per introdurre l'intelligenza artificiale in redazione. Il primo si chiama Royalty, che ha il lettore al centro del prodotto digitale,
e ha l'ambizione, come dire, di fornire un trattamento informativo su misura del singolo lettore, diversificando i contenuti per utenti, per luoghi, per diversi momenti della giornata. Questo processo di personalizzazione dell'informazione, che parte da un contenuto base costruito dal giornalista, sarà realizzato attraverso un progressivo dialogo con il lettore, con il singolo lettore, che avrà vari strumenti per poter esprimere le preferenze sui modi, sui toni, sugli argomenti che, diciamo, questo giornale intelligente, questo giornale digitale intelligente, gli metterà a disposizione. Contemporaneamente, royalty, diciamo un po' nella logica di quello che è il Sole, che è giornale di informazione e strumento di lavoro, sarà un assistente sempre più utile, no? In grado di fornire degli approfondimenti tagliati su misura. Credo che il vero elemento di innovazione, comunque, è quello che diciamo così, i contenuti, i testi saranno costruiti poi su misura, muovendo non da template, ma dalla capacità proprio di intelligenza artificiale e machine learning di estrarre dai nostri articoli il senso vero e proprio, gli elementi fondamentali e di riprodurli, diciamo così, secondo appunto il momento, il device, la necessità che il lettore che lo sta richiedendo ha. Il secondo progetto, che è AI Anchor, invece, apre a una nuova stagione di produzione di contenuti audio, mette a disposizione della redazione la possibilità di, partendo da dati aggregati, di raggiungere sostanzialmente il lettore ovunque con contenuti audio, anche qua personalizzati negli orari, nel contenuto e nel device. Sono due progetti, il primo in fase di testing, il secondo, che poi è royalty, che ci richiederà ancora un po' di tempo di lavoro, ma che sono, diciamo, in rampa di lancio. È chiaro dunque che in generale, la sfida oggi per un'azienda editoriale è quella intanto di investire in tecnologia e in questo caso in particolare di avere una strategia di artificial intelligence e acquisire dunque le competenze che sono necessarie per svilupparla. E io credo che questa sia un'opportunità per i media, un'opportunità appunto nel contesto che dicevamo prima legato al modello di business e alla condizione generale di questa realtà, e fondamentale ritengo sia il ruolo dei giornalisti che devono sapere governare questo processo, perché comunque il giornalista robot non ucciderà il giornalista uomo, che può mettere in campo proprio questa capacità tutta sua di dare un senso, una spiegazione a ciò che il giornalismo automatizzato è in grado di portare alla sua attenzione. Con l'ultimo intervento di Roberto Bernabò, vice direttore del Sole 24 Ore con delega allo sviluppo digitale, abbiamo concluso questa parte della mattina, la terza parte dedicata alla società. Abbiamo passato una giornata, una mattinata insieme con tutti coloro che ci hanno seguito. L'intento era proprio quello di offrire una riflessione sul tema dell'intelligenza artificiale per una governance umana, prospettive educative e sociali. Ricordo che l'obiettivo di questo convegno
era appunto prendere queste tre dimensioni che noi consideriamo come un circolo virtuoso, speriamo non vizioso, ma virtuoso, perché una buona governance dà ovviamente buoni sviluppi e risultati nella società e una buona educazione si spera che possa sviluppare una buona governance. Avete ascoltato la polarizzazione su aspetti più o meno entusiasti positivi, altri su aspetti un po' più critici, ma credo che questa sia la giusta tensione davanti a una tecnologia che stiamo conoscendo, strada facendo, che si sta evolvendo, di cui rimaniamo affascinati per le sue capacità, per questi oggetti tecnologici che abbiamo fra le mani e che sembrano portentosi, ma il cui a volte sospetto è che siano retroagiscono anche su di noi, modificando un po' ciò che siamo. E quindi credo che un servizio come un convegno sia proprio quello di tenere alta l'attenzione. Come abbiamo visto nella storia dell'umanità, spesso il potere che sta dietro le tecnologie si vela, si maschera e agisce e ci ritroviamo in situazioni sociali diverse. Credo che in un punto critico come questo, in cui l'intelligenza artificiale si presenta come abbiamo sentito, come la tecnologia, la rivoluzione invisibile della nostra società attuale e che rappresenta la prospettiva per il futuro, un servizio che un'università può fare, o una scuola, o tutti i settori dell'educazione possono fare è appunto quello di fornire la possibilità di comprensione dei termini che ci stanno in gioco, capacità critica nei confronti di ciò che sta avvenendo e speriamo anche capacità di azione politica per essere anche noi partecipi delle scelte che la società fa. Questo è l'augurio che io faccio anche ai miei studenti che sono qui con me, che ringrazio sia quelli presenti sia anche quelli che ci hanno seguito e ringrazio anche tutta l'equipe di lavoro che ha fatto sì che questo convegno sia stato messo assieme e realizzato. Credo che anche la vastità dell'offerta tra la sessione principale e le sessioni parallele Yano Stop sia proprio nella prospettiva di offrire un vasto menù. Ci sarebbe piaciuto fare le cose in presenza, avere momenti di dialogo, avere momenti di discussione, avere delle tavole rotonde. Purtroppo la situazione che stiamo vivendo non ce l'ha permesso, ma questo credo che sia un'opportunità, che sia anche un compito, una vocazione di voi che ci avete ascoltato. Suscitate la discussione, parlate con i vostri amici, ponetevi le domande, interrogatevi, problematizzate ciò che avete ascoltato, non accontentatevi delle parole degli esperti, indagate cosa ci sta dietro alcune affermazioni. Credo che questo sia un modo di costruire società, costruire cultura e prepararci anche per un futuro più roseo per tutti. Questo è l'augurio che ci facciamo. Grazie a tutti. E allora, eccoci qui alla conclusione di questo grande evento, di questo nostro grande evento sull'intelligenza artificiale per una governance umana, prospettive educative e sociali. Sono stati oltre 100 incontri, 100 relazioni tra sessione plenaria e le tre sessioni parallele che si sono alternate, alcune stanno continuando, quindi in realtà noi stiamo chiudendo qui la sessione plenaria, ma un pezzo ancora di questo nostro grande evento continua. Io ringrazio tutti, a cominciare dai 35 patrocini di enti e istituzioni molto importanti, graditi naturalmente, gli 11 media partner, le 20 università e le aziende che hanno sponsorizzato questo nostro evento, presenti nella cosiddetta fiera virtuale che continuerà, l'ho già detto e lo ripeto, anche nei prossimi mesi. E chiediamo chi vuole, quelle aziende che volessero
dare i loro contributi di proposte, di idee, possono continuare ad iscriversi. Ci sono già l'Accademia di Comunicazione, l'Università Federale del Rio Grande del Nord, l'Istituto Italiano di Tecnologia e in particolare gli sponsor 4M Consulting, Securesat e l'Enel. Ringrazio tutti loro, ma ringrazio soprattutto chi ha consentito di realizzare questo nostro evento. Io non li nomino ad uno, me lo hanno impedito, avrei voluto farlo perché sicuramente dimenticherei qualcuno, quindi gli studenti, i docenti, la regia, chi si è occupato della logistica, di contattare le persone. È stato un lavoraccio bello, entusiasmante, perché abbiamo, credo, realizzato una cosa molto importante, però faticoso perché naturalmente non si esaurisce nei due giorni che avete visto in queste ore tra ieri e oggi, ma intanto è cominciato molti mesi fa, ma continuerà. Questo voglio dirlo a tutti voi che ci state ancora ascoltando, continuerà ancora, intanto appunto fiera virtuale, i contenuti che verranno caricati sul sito, lo ricordo, iagoves2020.it, i social network che continueranno a dare spazio ai nostri contenuti, li conoscete, Facebook, Twitter, Instagram e quant'altro, e quindi che verranno seguiti per dare ulteriore spazio e eco a questo evento. Credo di aver detto tutto, come si dice in questi casi, se dalla regia mi fanno cenno, se ho dimenticato qualcosa, ditelo tranquillamente, i nostri amici ci perdoneranno. Ripeto, grazie a voi che ci avete assistito, io spero di rincontrarvi, e questa volta spero veramente in presenza, come abbiamo fatto l'anno scorso e non quest'anno avremmo voluto fare, quindi la nostra Aula Magna o dove sarà, se il 2021 ce lo consentirà questo, non so se dire benedetto o stramaledetto virus, anzi meglio forse la seconda, se ce lo consentirà, noi vorremmo ripetere questo nostro, ma magari articolarle, come dicevo prima, con un respiro internazionale, con la capacità anche di confrontarsi, di alimentare dibattito e discussioni, ma ci penseremo a tempo debito. Nel frattempo continuate a seguirci, lo ricordo per l'ultima volta, iagoves2020.it. Buon pranzo a tutti, buon fine settimana e grazie ancora. Saluti.